Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza nazionale sul clima 2020, Italy for Climate, promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Va in onda in modalità virtuale per i noti problemi di ordine sanitario, però io vi devo dire che in fondo risparmiamo tanta CO2 e abbiamo imparato a usare questi mezzi negli ultimi mesi, forse come una delle poche ricadute positive di questa grana del virus, perché in effetti io vi parlo dai dintorni di Torino, moltissimi dei nostri ospiti relatori sono a Roma, ma abbiamo già anche Monica Frassoni da Bruxelles, quindi vedete che le tonnellate di CO2 che avremmo fatto viaggiando sarebbero state importanti. In questo modo le riduciamo ai pochi watt che servono a far funzionare i nostri computer. Bene, allora il tema di questa giornata è una roadmap climatica per l'Italia per arrivare a una neutralità climatica, ma che possa anche recepire e valorizzare al massimo il recovery plan, cioè usare bene questi denari che l'Europa ha disposto per far fronte all'emergenza sanitaria e dirigerli ovviamente verso pratiche virtuose per la sostenibilità ambientale. Abbiamo moltissimi relatori, quindi io vi dico subito che non è il compito di questa mattinata entrare in dettagli tecnici o fornire chissà quali exploit. Sono argomenti che tutti quelli che ci seguiranno in qualche modo conoscono e frequentano. Io credo che il ruolo di questa carrellata oggi sia far vedere gli attori di questo potenziale cambiamento e portare soprattutto una parola di incisività, in quanto io penso che siamo ormai arrivati a una situazione di emergenza climatica dove dobbiamo assolutamente trasformare in fatti quello che predichiamo ormai da decenni. È il caso di dirlo, il problema climatico non è certo una novità. Tutte le pratiche, le buone pratiche, le tecnologie sono già sul piatto da molto tempo, stentano però a trasformarsi in fatti e soprattutto in tonnellate di CO2 in meno. Forse abbiamo bisogno anche qui di una bella catalizzatore, come è successo con il telelavoro, che era già presente in nuce, c'era già tutto prima di Covid, ma non partiva. Le imprese non lo volevano utilizzare, i lavoratori neanche. Quando è arrivata l'emergenza sanitaria, nel giro di una settimana tutti abbiamo imparato a usare Zoom, StreamYard, Meet, Skype, e improvvisamente quello che era già pronto, cioè un terreno fertile, è sbocciato e adesso metà del mondo va avanti in teleconferenza con un effettivo beneficio ambientale in termini di riduzione dei viaggi. Ecco, dovremmo riuscire a fare così anche per gli altri grandi settori della sostenibilità climatica, in primis l'introduzione delle energie rinnovabili, che sono il perno anche un po' del Green Deal. E allora proprio con il Green Deal io vorrei iniziare, perché Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, fa proprio il quadro iniziale di questa mattinata spiegandoci come il Green Deal in europeo è proprio la base per raggiungere la neutralità climatica italiana ed europea. Edo Ronchi, abbiamo circa un quarto d'ora. Grazie. Bene, grazie Luca. Penso che siamo ad un punto di svolta e che il catalizzatore di questa svolta possa essere sia l'iniziativa europea di Green Deal. Questa svolta è importantissima per l'Europa, ma se avrà successo svolgerà un ruolo di traino internazionale di grande impatto. Nel Green Deal viene posta la questione climatica prima della pandemia, nel 2019, ma è evidente, come veniva sottolineato, che è il pacchetto Next Generation EU e il richiamo anche al quadro finanziario pluriennale che rilancia le politiche climatiche come perno del Green Deal europeo, come perno della ripresa del pacchetto delle misure di stimolo in direzione green per uscire dalla recessione innescata dalla grave pandemia.
La Commissione europea ha già presentato anche una comunicazione sulle politiche energetiche e anche per l'idrogeno, che è un po' una delle novità sottolineate da questa svolta energetica, dall'8 luglio scorso. La novità che noi sottolineiamo anche con questa roadmap che presentiamo oggi non è tanto e solo sulle politiche energetiche, perché per raggiungere la neutralità climatica al 2050 e un taglio consistente delle emissioni rispetto a quelle del 90 del 55%, il Parlamento in verità ha votato per il 60%. Tenete conto però che il precedente obiettivo, sempre al 2030, era del 40%, quindi il salto è notevole. Questo salto viene deciso con quella che viene chiamata una legge climatica, cioè un regolamento che non ha bisogno di essere recepito dagli ordinamenti nazionali, che dopo che passerà il trilogo che è in corso fra governo, Parlamento e Commissione, viene pubblicato ed è vincolante per i paesi europei. Dicevo, la novità non è tanto e solo sulle politiche energetiche, ma la vastità del cambio della transizione climatica che coinvolge i vari settori produttivi. Nella comunicazione della Commissione si parla di strategia industriale per la neutralità climatica, cioè di un cambio che fa molto perno sul passaggio fra economia lineare e l'economia circolare, che si occupa anche di quelle produzioni ad alto consumo di energia, quindi ad alte emissioni di gas serra, come la produzione di acciaio a zero emissioni, oppure i cicli chimici o quelli del cemento. E molto grande importanza viene data al settore degli edifici, che sono responsabili di circa il 40% del consumo di energetico. Si parla di ondata di ristrutturazioni energetiche. Devo dire che su questo punto l'Italia si è mossa bene, come sappiamo, con l'eco bonus, il super bonus del 110%, direi che è molto in sintonia con questo indirizzo europeo. L'altro grande settore che viene messo sotto attenzione è quello della mobilità, i trasporti, che sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas serra, e l'impatto dei trasporti, come vedremo anche dei numeri dell'Italia, è in continuo peggioramento. Qui c'è l'elettrificazione, ma c'è anche la necessità di ridurre il numero di auto. Con quel numero di auto che circolano attualmente, la neutralità climatica non è possibile. Anche l'agricoltura viene coinvolta, o meglio l'intero settore agroalimentare, con la nuova strategia Farm to Fork, che dà grande peso alla mitigazione e anche all'adattamento climatico. Richiama in maniera forte la tassonomia degli investimenti, e cioè il fatto che gli investimenti siano tutti coerenti con gli obiettivi ambientali e climatici e che nessun investimento danneggi il clima. Devo dire che questo indirizzo, come sta giustamente sollecitando il Parlamento europeo, va rafforzato nell'utilizzo dei fondi europei. C'è riferimento, è troppo debole, vanno esclusi con più nettezza quegli investimenti che possono alimentare il ricorso ai fossili. Ricordo che i fossili godono ancora di forti incentivi. Quindi l'applicazione della tassonomia. La Commissione ha anche ormai varato delle linee guida che danno una serie di indicazioni che ben chiariscono la portata di Green Deal, cioè di nuovo sviluppo in direzione verde delle politiche climatiche. Riprende in queste linee guida l'ondata di ristrutturazione, mette grande accento sulla decarbonizzazione dell'industria, sugli investimenti per l'efficienza energetica, sugli impianti e le infrastrutture per le energie rinnovabili, compreso l'idrogeno rinnovabile, le smart grid e le infrastrutture di stoccaggio, la necessità di investire in mobilità più smart e sostenibile, trasporto collettivo e ferroviario, e sottolinea la necessità di mettere a carico dei trasporti i costi della riduzione delle emissioni.
l'approccio agroecologico e la mitigazione climatica, facendo anche attenzione agli stock di carbonio nel suolo, quindi alle tecniche di gestione dei suoli e di coltivazione, oltre che alle infrastrutture verdi. C'è infine la pubblicazione dei 27 piani nazionali PNIEC presentati l'anno scorso, c'è anche il nostro, ed è interessante questa valutazione perché ci dice come stanno questi piani rispetto al processo di neutralità climatica al 2050. In sintesi, per quanto riguarda le energie rinnovabili, il trend sembra positivo. Si prevede che la quota prevista verrà superata, la quota prevista è l'obiettivo del 20% al 2020, quindi entro fine di quest'anno. Parliamo di tutte le rinnovabili, elettriche, trasporti e combustibili. Si arriverà al 22-27%, ma comunque l'impegno per le rinnovabili rimane consistente perché bisogna arrivare, dice la Commissione, a un 38-40% dei consumi finali entro il 2030, quindi è praticamente un raddoppio rispetto al target del 2020. Però nell'efficienza energetica, dall'analisi di questi 27 piani, risultano i maggiori problemi. Non si raggiungerà il target, che era fissato al 32,5%, del consumo finale, tendenziale ovviamente, e invece si resterà al 29,4, quindi abbiamo un ritardo europeo sulle misure per l'efficienza e il risparmio energetico. Se poi si misura il target che dovremmo raggiungere per arrivare al 55% di taglio delle emissioni del 39-41%, vediamo che il passo va molto accelerato sul piano del risparmio energetico. Se non rallentiamo i consumi di energia, la corsa fra aumento delle rinnovabili e taglio delle emissioni non la vinciamo, perché aumentano le rinnovabili, ma aumentando il consumo energetico lo sforzo fatto nelle rinnovabili viene sostanzialmente vanito. Ed è quello che è successo dal 90 al 2018-2019. Nonostante i grandi balzi in avanti fatti dalle rinnovabili, le emissioni di gas serra sono aumentate su scala globale di oltre il 60%, il 62%. Per questo aumento molto forte che c'è stato a livello mondiale, oltre il 58% del consumo di energia. Quindi questo tema è decisivo. Viene anche sottolineato che in questi piani nazionali c'è un maggior uso del carbon pricing, però la Commissione nota che questo uso deve aumentare. Se il carbonio viene emesso gratuitamente o addirittura gode di incentivi ai fossili, la neutralità climatica non è possibile raggiungerla. Bisogna quindi estendere le misure di carbon pricing. Analizza anche l'impatto sul mercato internazionale e dice che se non si arriva a un accordo adeguato in sede di COP, bisogna che l'Europa promuova una border carbon tax nei confronti di quei settori ad alto contenuto di carbonio che importano in Europa non applicando alcuna forma di carbon pricing. E questa potrebbe avere un effetto di pressione molto forte su scala globale per frenare gli investimenti nei fossili, che continuano ad avere una dinamica troppo in aumento. Il dato importante che fornisce questa valutazione è anche quello degli investimenti necessari per la neutralità climatica. Si tratta di una mole di investimenti messi in moto mai vista prima, si tratta di 350 miliardi all'anno dal 2021 al 2030 per attuare la transizione alla neutralità climatica. Capite le implicazioni di Green Deal che ha una mole di investimenti stimata di questa dimensione. Per avere un'idea, per l'Italia col 13% del PIL europeo circa, vorrebbe dire 45,5 miliardi di investimento all'anno. Col 37% previsto da Next Generation
si arriva a 77 solo nei tre anni finanziati e quindi 25,7 miliardi all'anno. Come vedete, manca parecchio per arrivare alla quota prevista di investimenti stimati per la transizione climatica. Per questo noi ci siamo aggregati a un'iniziativa europea che chiede un aumento della quota degli investimenti europei per la mitigazione climatica, perché la quota prevista, pur essendo significativa questo 37%, a fronte della stima stessa della Commissione risulta insufficiente, va aumentata. Ci sono ulteriori indicazioni della Commissione europea per rafforzare l'ambizione climatica dell'Europa per 2030, ne abbiamo cercato di tenerne conto. In altri termini, con questa roadmap noi intendiamo accompagnare sia l'attuazione delle politiche europee, di questa svolta climatica di vasta portata della quale si fa protagonista l'Europa, sia essere un elemento di stimolo in positivo, non di freno da parte dell'Italia, in modo da sostenere per quanto ci è possibile dare maggiore forza a questa svolta europea in atto. Grazie. Grazie Aido Ronchi per questi numeri, soprattutto per questa ventata di realismo, perché troppo spesso ormai sentiamo un po' una logica ambientalista che io chiamo buonista, cioè quella andrà tutto bene, piano piano ce la faremo, piano piano niente. Qui bisogna correre, i numeri sono questi, i calcoli, gli analisti dell'energia, dell'ambiente, quelli seri, li hanno fatti. Ed è veramente il caso di trasformarli ora in procedure, in normativa, in applicazioni tecnologiche che facciano effettivamente mettere le ali ai piedi a questi processi, altrimenti non riusciamo ad arrivare a questi obiettivi. E pensate che stiamo parlando solo di Europa. Poi c'è tutto il resto del mondo che io sono d'accordo, speriamo venga trascinato dalle scelte europee, ma indubbiamente ci sono problematiche diverse in altri paesi che rallenteranno indubbiamente il raggiungimento degli obiettivi. Intanto il clima non ci sta ad aspettare, la termodinamica non segue certamente le nostre lente intenzioni e ricordiamo che anche soltanto quest'anno abbiamo toccato una raffica di record climatici in questi stessi giorni, abbiamo avuto il secondo anno con la minore estensione della banchisa polare. Ogni settimana escono una quantità di studi molto più preoccupati del passato rispetto agli equilibri climatici, all'aumento del livello dei mari che porterebbe a enormi danni a livello di sommersione di aree costiere. Quindi facciamo in fretta e adesso scendiamo in ulteriori dettagli proprio su questa roadmap con Andrea Barbabella, che è coordinatore proprio di Italy for Climate e che adesso ci fa una panoramica dei numeri per arrivare a questa riduzione di emissioni climalteranti. Circa un altro quarto d'ora a disposizione di Andrea Barbabella. Grazie Luca. Io adesso condivido lo schermo per presentarvi il primo Italy Climate Report, che è il documento con il quale la nostra iniziativa Italy for Climate vuole fare il punto sulla situazione delle performance climatiche dell'Italia ogni anno. E in questa prima versione, diciamo, oltre a fare il punto, si vede lo schermo? Sì, si vede. Sì, perfetto. Oltre a fare il punto sulla situazione attuale, come hai detto, presentiamo la roadmap per la neutralità climatica, quindi diciamo il primo percorso per l'Italia per arrivare prima del 2050 alle agognate emissioni nette zero, passando per il 2030 chiaramente. E, chiaramente siamo in un contesto in movimento, come dicevo, il primo obiettivo di questo lavoro è quello di fare il punto sulla situazione attuale. Hai appena citato i dati sugli impatti del cambiamento climatico, dobbiamo partire dalla constatazione che l'Italia è uno dei paesi più esposti in Europa al cambiamento climatico. Qui vedete il numero di eventi estremi legati ai cambiamenti climatici
che sono stati registrati in Italia negli ultimi 10 anni, e vedete il trend che evidenzia come non solo per il numero ma anche per l'intensità questi eventi estremi stiano crescendo molto velocemente. Secondo una ricerca che abbiamo condotto a fine dello scorso anno sugli impatti economici dei cambiamenti climatici in Italia, se non invertissimo velocemente i trend attuali, riducendo le emissioni arrivando alla neutralità climatica entro metà del secolo, i costi dei cambiamenti climatici potrebbero arrivare all'8% del PIL, vorrebbe dire 130 miliardi di danni ogni anno, che sarebbe insostenibile per qualsiasi economia. Lo stato dell'arte. In Italia le emissioni dal 1990 a oggi si sono ridotte, secondo le prime stime di ISPRA del 2019, del 19% dall'anno base, ma l'andamento è quello che vedete, non è un andamento lineare. Dopo una prima fase di crescita fino al 2005, in concomitanza in parte con la crisi, ma era cominciato prima, c'è stato un progressivo rallentamento delle emissioni, che sono diminuite in 10 anni del 27%, quindi una buona performance. Ma purtroppo dal 2014, in concomitanza con una leggera ripresa economica, questo processo virtuoso, diciamo così, si è interrotto sostanzialmente, e in 5 anni le abbiamo ridotte di appena l'1,6%. Le motivazioni sono diverse, come dicevo sicuramente c'è la stagnazione, la ripresa economica che ha ritirato su le emissioni, ma ci sono anche altri motivi. Nel grafico a destra vedete come per esempio dal 2014 al 2018, ultimo anno disponibile a livello europeo, la crescita delle fonti rinnovabili, per cui l'Italia detiene sostanzialmente una performance allineata o anche migliore di altri paesi europei in valore assoluto, ma la crescita si è, non dico che sia arrestata, ma ha rallentato molto. Siamo cresciuti appena il 6,7% contro una media europea che è praticamente il doppio, e altri grandi paesi come Francia, Germania e Spagna hanno fatto ancora di più. Quindi, come diceva Luca, non abbiamo più tempo, il cambiamento climatico sta accelerando e quindi bisogna sostanzialmente cominciare a correre, sfruttando chiaramente il pacchetto della ripresa dalla pandemia. Il nostro lavoro parte da un'analisi delle emissioni settoriali utilizzando i dati di ISPRA e di Terna e riorganizzandoli per riallocare sostanzialmente le emissioni del comparto energetico a tutti i vari settori. Questo ci consente intanto di fare una fotografia di quello che è successo dal 90 al 2018, ma soprattutto, come mostrerò, di cominciare a lavorare all'elaborazione di strategie settoriali, che è un po' l'indicazione europea, cioè noi dobbiamo costruire la roadmap non dall'alto, cercando di rincorrere, come dire, obiettivi di varia natura, ma dal basso, cercando di capire effettivamente qual è lo stato dei nostri settori e quali sono i reali potenziali. Questa è la figura di quello che è successo dal 90 al 2018, e come vedete il settore industriale rimane il principale settore emissivo a livello nazionale, con 140 milioni di tonnellate di gas serra, ma è anche vero che, vedete a sinistra la variazione registrata in valore assoluto dal 90 al 2018, è quello che ha ridotto di più le proprie emissioni. Quindi ed ha contribuito, ed è il principale contributore, mettiamola così, alla riduzione delle emissioni registrate a livello nazionale. Altri settori non hanno fatto lo stesso, un po' residenziale, poi vedremo un approfondimento su questo, ma per esempio il terziario le ha addirittura aumentate di quasi 20 milioni di tonnellate, è vero che è aumentata, diciamo, il valore aggiunto del comparto, ma non è riuscito a raggiungere il cosiddetto decoupling, e un po' l'agricoltura ha ridotte, ma i trasporti, che sono il secondo settore emissivo a livello nazionale, non le hanno ridotte, anzi le hanno leggermente aumentate. Quindi questa è la figura. A parte il comparto industriale, gli altri comparti, possiamo dire, hanno stentato in questi quasi 30 anni. Abbiamo strutturato la nostra analisi per ogni singolo settore, qui facciamo l'esempio del residenziale, siamo partiti da un'analisi dello stato dell'arte. Questi sono i numeri, diciamo, in ultrasintesi del comparto residenziale in Italia. Vedete a sinistra l'andamento delle emissioni di gas serra
e a destra i consumi energetici. E, il comparto residenziale è responsabile di oltre un quarto dei consumi energetici nazionali, quindi è un comparto fortemente energivoro. E nonostante, diciamo, una popolazione che è cresciuta, ma in maniera tutto sommato limitata, dal 1990 al 2018 ha addirittura aumentato di oltre il 20% i propri consumi. Quindi intanto questo vuol dire che le misure, gli interventi per l'efficienza energetica, come diceva Edo all'inizio, hanno funzionato poco per questo comparto, hanno funzionato di più per esempio in comparti come l'industria, ma sul residenziale c'è bisogno di cambiare passo. E, nonostante questo, nonostante l'aumento dei consumi, si sono ridotte le emissioni. Come vedevamo prima, è il comparto che dopo l'industria ha ridotto di più le emissioni negli ultimi 30 anni. Ma questo è avvenuto essenzialmente grazie a un miglioramento del mix energetico, ossia uno shift da combustibili solidi, ma soprattutto liquidi, verso il gas, e grazie alla riduzione delle emissioni specifiche della generazione elettrica. E un dato interessante è quello della quota di consumo finale soddisfatto dall'elettricità. Siamo al 17% nel 2018, è uno dei settori, forse dopo i trasporti, a minore penetrazione elettrica, e per di più questo dato di riduzione rispetto a 30 anni fa. Quindi, diciamo, quell'obiettivo appunto di elettrificazione dei consumi finali, diciamo, al momento non si sta realizzando. Dopodiché, dopo l'analisi dello Stato, nel rapporto trovate per ogni settore una serie di interventi chiave che sono stati valutati in termini di ricadute e potenziali di riduzione delle emissioni. In questo caso, nel caso del residenziale, il primo intervento analizzato è quello della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, e facendo leva sul bonus del 110 e migliorandolo, integrandolo, insomma, quanto serve, con l'obiettivo di arrivare al 2030 ad avere almeno il 2% della superficie degli edifici residenziali riqualificati ogni anno. Sembra poco il 2%, in realtà, diciamo, oggi siamo molto al di sotto dell'1% e vorrebbe dire, diciamo, nei prossimi 30 anni arrivare a riqualificare più della metà degli edifici esistenti, quindi probabilmente non è ancora sufficiente. In più, l'altra misura che abbiamo indicato è di qualificare meglio questi interventi, cioè non basta arrivare a riqualificare il 2% del patrimonio edilizio esistente ogni anno, ma bisogna farlo con degli standard molto stringenti, quindi arrivando almeno a dimezzare i consumi rispetto a prima degli interventi. Poi l'altro tema è quello dell'elettrificazione, chiaramente, l'utilizzo di fonti rinnovabili, e poi l'altro è un programma di solarizzazione di tutte le superfici idonee, anche sfruttando le recenti norme sulle comunità energetiche. A partire da queste misure abbiamo stimato gli impatti al 2030 in termini di consumi energetici e di emissione per ogni settore. Quindi qua vedete la raffigurazione del residenziale. E, in termini di consumi energetici dovremmo passare da 32 a 25 milioni di tonnellate di equivalente di petrolio, ma dovrebbe cambiare molto il mix, quindi dovremmo passare da 27% di rinnovabili attuali, complessivamente tra elettrico e termico, al 55%, quindi vorrebbe dire raddoppiare le rinnovabili attuali. Questo vorrebbe dire, in poco più di un decennio, più che dimezzare le emissioni. Questo esercizio lo abbiamo fatto per tutti i settori, adesso non ho il tempo di illustrare le singole misure, però per ogni settore troverete nel nostro report interventi prioritari analizzati, quindi si parla di agricoltura, dove per esempio uno dei temi principali è conseguire gli obiettivi della strategia europea Farm to Fork, quindi in termini di estensione per esempio delle coltivazioni biologiche, di riduzione dell'uso di fitofarmaci e fertilizzanti. C'è il settore industriale, che chiaramente è uno dei principali settori su cui abbiamo lavorato, molto complesso perché articolato, e su cui bisogna lavorare per migliorare l'efficienza energetica dei processi produttivi e per esempio anche la circolarità dei modelli di produzione e degli stessi prodotti.
C'è il terziario, dove anche qui diciamo, la componente edifici è particolarmente importante. I trasporti, come diceva Edo, una delle misure chiave è quello di ridurre l'utilizzo dell'auto privata e il possesso dell'auto privata. Passando oggi siamo tra i paesi che hanno il più alto tasso di motorizzazione in Europa, 650 auto ogni 1000 abitanti, dovremmo scendere almeno a 500 da qui al 2030 e chiaramente rinnovare il parco e elettrificarlo. E poi anche il settore dei rifiuti, che è importante, comunque parliamo di 18 milioni di tonnellate di gas serra ogni anno, nei quali l'attuazione e raggiungimento degli obiettivi del pacchetto europeo sull'economia circolare, per esempio ridurre lo smaltimento in discarica al di sotto del 10% entro il 2035 o aumentare il riciclo dei rifiuti urbani fino al 60%, potranno dimezzare sostanzialmente le emissioni di questo settore. Chiaramente è chiave gli interventi che faremo sul settore della generazione elettrica, che è un settore trasversale, cioè che a cascata impatta su tutti gli altri settori. Al 2030 prevediamo, tra le altre cose, il completo phase-out al carbone, che per il 2025, e chiaramente il potenziamento e l'aumento delle fonti rinnovabili e il rinnovamento degli impianti esistenti. Poi ci sono una serie di interventi e misure che sono trasversali a tutti i settori, che le avete indicate qui, le dico molto velocemente: introduzione di sistema di carbon pricing, già citato da Edo, il passaggio da un'economia da un modello lineare estrattivo a uno circolare rigenerativo, la promozione di ricerca e sviluppo e soprattutto la diffusione, cioè la messa a terra di soluzioni innovative, il tema della semplificazione e razionalizzazione degli iter autorizzativi. Non riusciamo a fare questa transizione così veloce in 10 anni se non acceleriamo questo passaggio. E poi chiaramente anche la creazione di una cultura della transizione, cioè bisogna coinvolgere tutti, imprese, cittadini, e renderli partecipi di questa trasformazione. Nel complesso, e vado a chiudere, al 2030, dal punto di vista energetico, che è un pezzo importante diciamo di questo percorso, dovremmo raggiungere questo risultato, cioè ridurre il fabbisogno energetico dagli attuali 114 a meno di 100 milioni di tonnellate di petrolio equivalente, che rispetto allo scenario tendenziale vorrebbe dire ridurre i consumi del 43%, quindi andando molto oltre gli obiettivi europei, e più che raddoppiare le fonti rinnovabili, facendole passare dal 17% al 41%. Lì vedete un po' i numeri, questo vorrebbe dire riduzione di oltre il 40% dei consumi di prodotti sostanzialmente fossili, raddoppio delle fonti rinnovabili e anche un passaggio dei consumi di energia elettrica dal 22% al 32%, quindi un cambiamento molto importante. In questo modo, combinando insieme le diverse strategie settoriali, riusciamo al 2030 a raggiungere il taglio del 55% delle emissioni. A sinistra vedete come si articolerebbero le emissioni al 2050. In realtà non riusciamo solamente con le riduzioni nei singoli settori, ma avremo comunque bisogno di una quota, anche se limitata, parliamo di 10-15 milioni di tonnellate, di assorbimenti che dovranno compensare comunque una quota di emissioni che non riusciremo a ridurre. E, diciamo, questa è un po' la raffigurazione che potrei trovare, però meglio dettagliata nel report, che sarà disponibile da subito dopo la conferenza. Ringrazio veramente tutte le persone che hanno lavorato al documento e i promotori dell'iniziativa Intel for Climate. Grazie Luca. Grazie Andrea Barbabello per questa importantissima e concreta sintesi. Ecco, ricordo che tutti i materiali di questa mattinata saranno disponibili sul sito di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. E ricordo anche che questo non è altro che il primo di due appuntamenti, ce ne sarà un altro il 16 ottobre nel primo pomeriggio, che sarà dedicato alle pratiche virtuose per le imprese. Quindi entriamo anche nel merito di un'applicabilità di queste grandi visioni nei vari settori. Io nel frattempo ritengo di aver già passato l'esame di tutto quell'elenco, perché vi sto parlando da un edificio alimentato in questo momento da 8 kilowatt di fotovoltaico, quindi il mio computer sta funzionando in questo momento a emissioni zero con energia solare, visto che nei dintorni di Torino in questo momento splende un bel sole. La casa è già stata riqualificata e certificata casa clima
a basse emissioni, la mia automobile parcheggiata fuori da 10 anni è già elettrica e la mia filiera corta pure, nel senso che la dieta è stata rivista in senso vegetale con un buon 50% di autoproduzione nel mio orto. Quindi insomma, questo è per dire che molte cose si possono già fare e sono concretamente misurabili. C'è da trasformarle in azioni di massa, perché i numeri che ha fatto vedere Andrea sono implacabili. Anche questa riqualificazione energetica degli edifici, che è forse la cosa più facile e più win-win da fare, sotto l'1% è troppo lenta, e anche il 2% probabilmente non basterebbe. Confermo che la burocrazia è il nemico principale. Moltissime scelte, già di un po' difficili da fare a livello culturale, vengono poi rallentate dal gigantesco fardello burocratico. Ma proprio in questo senso io direi di ascoltare le parole del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che abbiamo in un video messaggio, perché ovviamente la politica è un tassello fondamentale di questa roadmap. Salve a tutti. Oggi sarei dovuto essere con voi e vi ringrazio. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, ma impegni istituzionali mi trattengono a Roma. Ci tenevo e ci tengo però a lasciarvi un messaggio. La roadmap climatica per l'Italia è effettivamente un percorso da costruire assieme. Noi già abbiamo ben iniziato, a mio parere, riunendo gli Stati Generali, definendo insieme all'Unione Europea il modo di intervenire rispetto al Recovery Fund e quindi al Recovery Plan adesso, attraverso le schede. C'è un percorso che stiamo ormai definendo con l'Unione Europea in una negoziazione aperta, dove l'elemento principale qual è? Il green. E questo è importante. Da una parte noi abbiamo i cittadini che ci chiedono e hanno una sensibilità particolarmente forte per il green, da un'altra parte noi abbiamo già un terzo delle nostre aziende produttive italiane con produzione in Italia che sono già rivolte al green, e un altro terzo almeno, ma ben di più, ma almeno un altro terzo che si vuole aggiungere per rivolgersi al green, perché ci si rende conto che oltre a una vicenda ovviamente etica c'è un'altra vicenda anche economica. È lì che il mondo sta andando, a vantaggio ovviamente del contrasto ai cambiamenti climatici. E allora dov'è l'elemento? L'elemento è aiutare queste aziende in questo momento di transizione, perché attraverso il Recovery Plan loro possono essere aiutate alla trasformazione della funzione produttiva per poi, dopo, camminare con le loro gambe. Perché la parte più difficile è proprio il passaggio dal vecchio sistema al nuovo sistema. E questo fa parte anche di quella risorsa da mettere a disposizione del tessuto produttivo. Nello stesso tempo, aiutare e divulgare ed affiancare il cittadino verso una sensibilità green sempre più manifesta. Ricordiamo che già le statistiche ci dicono che quasi l'80% dei cittadini italiani vuole andare verso il green. Aiutiamoli ancora di più. Questi sono i due pilastri, secondo me, fondamentali. La pubblica amministrazione ovviamente ha il dovere, da una parte, delle norme, penso al GPP, al Green Public Procurement, ai criteri ambientali minimi, all'end of waste, ma tutte cose che stiamo facendo, anzi abbiamo un indice di accelerazione del Ministero dell'Ambiente che è più del doppio rispetto semplicemente a 3 anni fa. Quindi stiamo camminando veloci, e con le nuove norme, dal decreto semplificazioni alle nuove norme CIPE, andremo ancora più veloci. Dall'altra parte però anche affiancare la pubblica amministrazione in sede locale, i comuni, le regioni, le province, per poter costruire una sorta di capacity building e camminare insieme, non mantenere dei rischi di strappo, ma essere invece tutti insieme a fare network in questa direzione. Ecco l'impegno che io assumo, ecco la funzione e il ruolo che io voglio svolgere e che credo già stiamo svolgendo come governo. Grazie e buon lavoro. Bene, e su queste parole del ministro Sergio Costa io passo subito la parola all'onorevole Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
che sappiamo è anche stato un po' l'anima di questo ultimo super bonus per gli edifici, e quindi sentiamo il suo punto di vista. Ok, mi sentite? Sì. Perfetto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e per questa conferenza nazionale sul clima. Grazie alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, a Italy for Climate e a tutti gli organizzatori. E vi ho un po' ascoltato in apertura. Io devo dire che sono molto, diciamo, la penso molto come Luca Mercalli, nel senso che non andrà tutto bene, come spesso ci vogliamo dire, autoconvincere, che se non ci muoviamo non andrà per niente tutto bene. Noi siamo stati da tanti anni, anzi da decenni, concentrati sulle crisi. Noi viviamo in un costante ormai momento di crisi, che è però sempre vissuta come crisi economica, senza renderci conto che in realtà ci stava passando sopra una crisi epocale che faceva impallidire qualsiasi altro problema economico-sociale, che è appunto il cambiamento climatico. Perché qui stiamo parlando, ditemi se sbaglio, di garantire la sopravvivenza della specie Homo sapiens. Non stiamo parlando di un'impresa che chiude o di un momento di crisi economica di un paese, di una perdita di competitività. Quindi la cosa però veramente poco lungimirante di questi anni è stata quella di non comprendere che paradossalmente, se ci fossimo concentrati non tanto sull'oggi ma sulla crisi ambientale, avremmo risolto anche la crisi economica. Perché? Perché dal mio punto di vista noi oggi abbiamo, per affrontare questo problema della crisi ambientale, dei cambiamenti climatici, due strade estreme. Ovviamente sono due esempi estremi, quindi in alcuni casi il giusto mezzo, la mediana è la cosa migliore. Ma abbiamo da una parte o la cosiddetta decrescita, quindi dire queste 17 milioni di tonnellate di CO2 per l'Italia che dobbiamo ridurre ogni anno, come si fanno a ridurre? Un metodo sarebbe quello della decrescita, consumare meno, tagliare i consumi, ridurre la produzione industriale, ridurre i nostri trasporti, come si diceva. E questo però, ci dicono gli esperti, a livello mondiale determinerebbe una cosa come 5-6 crisi del 2007, quindi perdita di posti di lavoro, ovviamente tensioni sociali, povertà diffusa. L'altra soluzione, quella che ha partorito poi questa consapevolezza, ha partorito il Green Deal negli Stati Uniti come programma politico economico legato al verde, che poi è stato recepito dalla Commissione Europea, quella invece di dire noi abbiamo bisogno di una grande trasformazione del nostro tessuto sociale a livello globale, e questo necessita di grandi investimenti pubblici. Cioè lo Stato, il pubblico deve intervenire e favorire questa trasformazione verso la sostenibilità. Quindi, per capirci, non consumare un prodotto in meno, ma far sì che quel prodotto sia sostenibile. E ovviamente sono due estremi, ma è evidente che la strada politicamente, socialmente più percorribile è la seconda, quello di uno Stato che riprende in mano il controllo dell'economia e favorisce con investimenti importanti la transizione, ed è quello di cui stiamo discutendo oggi grazie al recovery, che condivido, è tanto rispetto al passato. Veniamo da stagioni di austerità importanti, ma non è probabilmente nemmeno sufficiente, quindi io spero che sia l'inizio di una consapevolezza. Non approfittarne sarebbe delinquenziale, ma una volta se dimostriamo di saper sfruttare queste risorse, sarà necessario chiederne di più in questa direzione. Quindi l'obiettivo è quello di, se la soluzione ai cambiamenti climatici è quello di un grande piano Marshall, per capirci, è anche questa la soluzione ai problemi economici. Anche perché investire, lo diceva Sergio Costa, nella sostenibilità significa investire in un settore che crea posti di lavoro, che crea appunto occupazione, crea un grande effetto moltiplicatore. E questo è stato un po'
la pecca degli ultimi anni, non rendersene conto. Adesso pare che ce ne stiamo rendendo conto e quindi dobbiamo sfruttare e dobbiamo cambiare paradigma, cambiare modo di operare e andare coraggiosamente in questa direzione. Oggi come Stato abbiamo due settori di fronte su cui intervenire, il pubblico e il privato, che in realtà sono molto interconnessi, ma che hanno bisogno di un approccio abbastanza diverso. Io parlo dell'Italia oggi. Come credo che l'Italia debba intervenire sul settore pubblico? Noi abbiamo un paese che ha sempre avuto un grande difetto, quello di non essere in grado di fare nei tempi previsti gli investimenti. Questa è stata una grande pecca di tutti i governi, per la burocrazia, per le lungaggini. Che cosa ritengo che sia necessario per favorire nel settore pubblico in particolare? Da dove partire? Noi abbiamo bisogno oggi di partire dall'infrastruttura, perché dalle grandi reti, in particolare dalle reti dell'energia. Oggi lo Stato centrale si dovrebbe occupare soprattutto delle reti, dell'energia come dell'informazione e del digitale, che poi sono anche le reti dei trasporti. Perché se non abbiamo le reti su cui costruire la transizione, non permetteremo a tutti gli operatori di connettersi e di sviluppare la loro attività sostenibile, o meno che sia, in direzione della sostenibilità, scusate. Penso, faccio due esempi concreti, la trasformazione della produzione produzione dell'energia in energia sostenibile. Se noi non abbiamo una rete elettrica adeguata, non potremmo reggere una produzione energetica basata sulle fonti rinnovabili. Penso poi a un altro esempio, alla rete dei trasporti. Se noi vogliamo che si diffondano le auto elettriche, sostituiscano le auto tradizionali, quindi con motore termico, dobbiamo creare una rete per le ricariche elettriche. Quindi il compito, soprattutto oggi, dello Stato è quindi di offrire un'infrastruttura che permetta ai singoli cittadini, faciliti la trasformazione dei comportamenti e degli acquisti dei singoli cittadini. Dopodiché, sulle singole infrastrutture da costruire, sulle singole opere da realizzare come enti pubblici, io credo che l'Italia debba avere il coraggio della decentralizzazione, che è un po' quello che deve avvenire nella produzione di energia, cioè ogni casa deve diventare una fonte di produzione di energia, ogni tetto, ogni parcheggio. Dobbiamo puntare alla decentralizzazione. Il 70% delle emissioni inquinanti sono legate direttamente e indirettamente alle città. Quindi uno degli temi principali è quello di trasformare le città, i centri abitati. Io credo che il governo italiano debba dare indicazioni, ma deve permettere soprattutto ai sindaci, che sono l'ente politico più coinvolto nei cambiamenti climatici, perché governano i più importanti produttori di inquinamento, cioè le città e i paesi, dovrebbero dare le risorse a questi enti locali per fare la trasformazione, indicando dove andare, in quale direzione andare, perché sono, nella mia esperienza politica, tra l'altro abbastanza recente, coloro che riescono, che hanno il controllo sociale maggiore, e coloro che riescono a spendere e a investire e realizzare nel più breve tempo possibile le opere, e generalmente sono opere piccole, diffuse, spesso di riqualificazione e non di costruzione del nuovo, anche perché spazio non ce n'è più. Quindi grande costruzione, garantire le reti su cui costruire la transizione energetica e decentrare la realizzazione di tutto quello che serve per ridurre le emissioni, affidando soprattutto ai sindaci, che sono quelli in prima linea. Abbiamo fatto un esperimento di fatto a partire dal 2019, dando nel primo anno 400 milioni divisi in tutti i sindaci d'Italia per fare opere, investimenti pubblici, il secondo anno 500 milioni, da spendere in 6 mesi. Più del 90% dei sindaci avevano speso quelle risorse, mentre lo Stato sui propri investimenti era, diciamo che, imbarazzante, le percentuali sono imbarazzanti, ma questa è una tradizione, non è colpa di nessun governo, è la burocrazia gigantesca a livello centrale. Quindi, per essere pratici, questa secondo me è la strada da seguire nel pubblico. Nel privato invece, anche qui l'esperienza mi insegna
che lo Stato in questo momento per cambiare rapidamente i comportamenti e produrre una transizione efficace debba soprattutto concentrarsi sulla domanda, cioè favorire il crescere della domanda legata alla sostenibilità. Ed è per questo che è nato il superbonus. Il superbonus 110% nasce così. Ci siamo interrogati su come poter aumentare in un momento di crisi economica pesante la domanda legata a un settore strategico per l'inquinamento come il settore dell'edilizia privata. Avete detto bene voi, il 40% dell'inquinamento deriva dagli immobili privati, pubblici e privati. Intaccare in quel settore significava, a testimonianza del fatto che combattere, cioè, lavorare per la trasformazione e la sostenibilità significa anche creare PIL, reddito e ricchezza, abbiamo detto se intacchiamo questo settore, quello dell'edilizia, attraverso la rigenerazione degli immobili privati, favoriremo anche la crescita di un settore che storicamente è centrale, è trainante l'economia del nostro paese, quello dell'edilizia, ma in un'ottica sostenibile. Solo che dovevamo capire come, da che lato prenderlo, e abbiamo deciso di prenderlo dal lato della domanda. Come fare in modo che i cittadini italiani chiedessero alle imprese di ristrutturare la loro casa. In un momento di crisi economica, l'unico modo per aumentare la domanda a livelli superiori all'offerta era rendere gratuito la trasformazione dell'edificio, l'intervento. Con il credito d'imposta, perché abbiamo fatto un credito d'imposta del 110% cedibile, 110, non 100%. Non vi nascondo che quando abbiamo proposto questa innovazione, questa misura ai funzionari prima del Covid, ci hanno dato per pazzi, perché non avevamo mai ipotizzato che ci potesse essere un credito d'imposta superiore al 100% cedibile alle banche. E era mentalmente superare un confine immaginario. E quando ci hanno detto sì, è possibile farlo? Durante la crisi del Covid. Come se noi dovessimo sempre aspettare la crisi per fare la cosa giusta. Ecco, il rischio qual è? Che noi per fare la cosa giusta, la transizione energetica, arriviamo a un punto di non ritorno per cui ormai le cose sono andate, i cambiamenti climatici sono andati e non riusciamo più a tornare indietro. Generalmente è così, è la crisi che ti permette di fare un salto di qualità. In questo caso non possiamo permettercelo. Ora, che cosa è successo con il superbonus? Che noi abbiamo creato una domanda superiore all'offerta, la gente sta riqualificando i propri edifici e le imprese stanno investendo in questo settore perché hanno la possibilità di lavorare oltre le loro possibilità, quindi fanno investimenti, assumono persone ed è proprio il rilancio economico che volevamo. Però abbiamo notato, e questo voglio lasciarvi concludo perché questo è preso troppo tempo, ho notato che questo modello economico nuovo cambia completamente il paradigma economico, perché noi siamo basati su una società in cui l'economia è basata sulla competizione legata al prezzo. Con il superbonus 110% la competizione non è più legata al prezzo, perché è gratis fondamentalmente per i cittadini. Allora questo non significa che non ci sia competizione, ma la competizione diventa legata alla qualità. Cioè la gente si deve preoccupare di avere un intervento qualitativamente valido. Cioè i prodotti devono durare, non devono rompersi, e devono realmente produrre un risparmio energetico e quindi permettere ai cittadini di avere un risparmio in bolletta. Questo cambia tutto ed è su questo settore e con questa nuova mentalità che dovremmo guardare all'economia. Quindi spostare l'economia da un'economia, diciamo, competitiva a un'economia collaborativa. È la cosa più difficile per un italiano, che tendenzialmente è individualista, competitivo, culturalmente parlando. Concludo dicendo che anche per questo che non possiamo pensare di fare la transizione energetica senza fare una transizione culturale che può passare solo dall'esempio e dalla scuola. Quindi gli investimenti vanno bene, ma voi avete, mi permetto, tralasciato un settore che è quello dell'educazione, che è altrettanto importante, perché il capitale umano è quello che fa la differenza. Grazie onorevole Fraccaro, le ho lasciato 3 minuti in più apposta perché mi sembravano delle informazioni importanti e poi voglio anche premiare il coraggio per queste scelte del super bonus, perché è quello di cui abbiamo bisogno, un certo coraggio politico.
in suggerire delle pratiche nuove, audaci. In questo mi permetto di ricordare però quello che ha detto Edo Ronchi all'inizio, la tassonomia degli interventi. In Italia abbiamo ancora troppe grandi opere cementizie che aumentano le emissioni e invece di farle diminuire. Spostiamo i denari di quelle lì su quelle virtuose. Ora chiederei a Filomena Maggino, che è presidente della cabina di regia Benessere Italia, di un suo contributo rapido e incisivo. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per questo coinvolgimento. Ringrazio anche chi mi ha preceduto e che in qualche modo ha introdotto anche gli argomenti che tratterò. Faccio i complimenti anche per la relazione introduttiva, particolarmente interessante, sulla quale mi sento di essere molto in sintonia. Tutti noi stiamo dicendo che siamo in un momento importante, un momento che ci consente di cambiare paradigma. Questo si può fare se facciamo un'analisi di quello che è successo ed è perché è successo. Quando c'è una crisi, non so, va via la luce, siamo al buio, accendiamo una torcia, con la torcia riusciamo a vedere dove mettere i piedi, ma non possiamo avviarci per un lungo cammino perché la torcia non ci aiuta a fare questo. Il lungo cammino lo si può fare soprattutto se si ha chiara la meta, e la meta, e sulla meta dobbiamo puntare la nostra bussola, e questa meta, questa stella polare, è rappresentata, e non dobbiamo mai dimenticarlo, dal benessere dei cittadini. Un benessere che deve essere equamente distribuito e promosso in maniera sostenibile. E naturalmente per raggiungere quella meta abbiamo bisogno di una mappa che ci dice qual è il percorso che dobbiamo attraversare per poter giungere a questa meta. Ecco, ciò che abbiamo vissuto ci ha fatto capire molte cose. Quella che era un'epidemia abbastanza importante, di fatto è diventata seria, è diventata emergenza. Perché? Perché nel passato le decisioni che sono state prese non hanno messo al centro il benessere dei cittadini. Nella zona maggiormente colpita dall'epidemia registriamo un inquinamento, un tasso di inquinamento che è il più elevato d'Europa. È anche la zona in cui una riforma sanitaria ha privato i cittadini di quei servizi territoriali alla persona che avrebbero potuto evitare molti ricoveri, insomma discorsi che ci siamo fatti, che però dobbiamo tenere presente in questa ripresa. La cabina di regia Benessere Italia è nata più di un anno e mezzo fa, quindi in tempi direi non sospetti. L'idea si è posta al centro della cabina e che abbiamo condiviso con il Presidente è quella di cercare di promuovere il tema del benessere ecosostenibile all'interno del governo. Il tema del benessere è complesso e in questo senso è necessario rispettare questa complessità. E complessità non è nemica della settorialità. E, tant'è vero, benessere non è un punto in una lista. C'è la salute, c'è il lavoro, c'è la scuola e poi c'è il benessere. Non è così. E il benessere è salute, il benessere è istruzione, scuola, il benessere è lavoro, eccetera, eccetera. E ambiente, eccetera. Se questo è chiaro, è anche chiaro che dovevamo intervenire quindi in maniera trasversale. Ecco che è stata creata questa cabina che è composta dai rappresentanti fiduciari di tutti i ministri, affiancata da un comitato scientifico composto dai presidenti dei principali enti pubblici di ricerca e che quindi lavora in un coordinamento orizzontale. C'è un coordinamento anche verticale, tra l'altro la cabina si relaziona su questi temi con la Commissione europea, con l'OCSE, con le Nazioni Unite. Tra l'altro l'OCSE ci ha identificato come best practice nella gestione dell'Agenda 2030 e si relaziona anche con i territori, quindi col governo locale, con le regioni e con i comuni. Di fatto la cabina ha anche elaborato 5 linee strategiche, con quelle io vi volevo
lasciare con l'elencazione di queste linee strategiche, linee programmatiche, perché vedrete sono esattamente in linea con quanto è stato presentato in precedenza. Rigenerazione equa e sostenibile dei territori, non solo delle aree urbane, ma di tutto il territorio. Transizione energetica, in quanto tema non puntuale, ma un tema trasversale e strategico. Economia circolare, intesa non solo come efficientamento di un processo, ma come anche come un processo che produce qualcosa che di per sé dà benessere. Dobbiamo anche chiederci che cosa produciamo e non solo nel modo in cui lo produciamo. Mobilità e coesione territoriale. Mobilità quindi intesa non solo come diritto e necessità dei cittadini di muoversi, ma anche come rispetto dell'ambiente, della orografia del territorio, ma anche rispetto della coesione del territorio di tutto il paese. E qualità della vita, intesa come grande contenitore nel quale inserire tutte quelle azioni dirette direttamente agli individui, perché la qualità della vita si misura a livello individuale, e quindi alimentazione, e quindi tempi di vita, stili di vita, istruzione, come giustamente era stato richiamato prima. Ecco, queste cinque linee strategiche elaborate alla fine del 2019 e presentate dal Presidente in un evento pubblico il 20 gennaio scorso, sono divenute, dopo l'insorgere dell'emergenza che abbiamo vissuto, sono state identificate esattamente come quelle che vanno attivate per poter eseguire la ripartenza del nostro Paese. Chiudo dicendo che proprio in questa prospettiva con il Presidente stiamo lavorando alla revisione delle linee guida per il piano di ripartenza e resilienza. Questa revisione ha l'obiettivo di porre di riorientare la bussola esattamente in quella direzione di cui parlavo all'inizio. Se parliamo di tanti interventi, il tempo sta scadendo. Ringrazio per il rispetto. Mi ha fatto perdere il filo. Comunque, riorientare, fare tanti piccoli interventi sono tutti molto interessanti, ma se non li indirizziamo in un'unica direzione, che è quella del benessere dei cittadini, corriamo il rischio di fallire nuovamente. Grazie. Grazie a Filomena Maggino, auguri. Allora io chiedo ad Alessandro. Accetto gli auguri con molto piacere. Ce li facciamo tutti reciprocamente. Alessandro Bratti, direttore generale di ISPRA. Alessandro, io so che tu ce la farai a stringere il tuo intervento togliendogli 3 minuti in modo che arriviamo alle 11:15. Grazie. Alessandro, il microfono. Il microfono, Alessandro. Alessandro, riesci a mettere il microfono? Non ci sente. Ecco, perfetto, Alessandro. Chiedo scusa, molto velocemente cerco di mettere, di condividere. Mi serve semplicemente queste poche diapositive per fare alcune considerazioni. Intanto ringrazio dell'invito la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e non mi soffermo più di tanto su tutta una serie di dati che sono stati mostrati in precedenza. Ciò che fa ISPRA lo si sa, diciamo che ultimamente abbiamo lavorato moltissimo sul tema del monitoraggio satellitare e abbiamo sicuramente incrementato l'attività che è un po' il core anche delle cose che stiamo dicendo oggi, che riguardano il tema dei cambiamenti climatici, dove noi abbiamo tutta una serie di obblighi di legge che portiamo avanti ovviamente in maniera costante e spero proficua, che sono scritte qua. Quindi noi siamo responsabili della predisposizione e comunicazione dell'inventario nazionale
all'interno del panel delle Nazioni Unite. Abbiamo la tenuta del registro ETS, dopo dirò qualcosa al riguardo. Siamo responsabili del reporting delle missioni transfrontaliere e in più lavoriamo moltissimo sulla costruzione di scenari e abbiamo dato insieme ad Enea, ai colleghi dell'Enea ed altri enti, una serie di indicazioni rispetto anche alla costruzione del PNIEC e soprattutto alla long term strategy. Questo elemento chiave l'ha ricordato perfettamente Edo Ronchi, per cui non mi soffermo, cioè la necessità e l'esigenza di tenere tutte queste strategie unite e congruenti è assolutamente fondamentale e questo a livello nazionale in parte ancora non avviene. Si è detto, partendo oggi da quello che il PNIEC che ha approvato, che vi ricordo prevedeva una diminuzione del 38% dei gas serra, quindi ben sotto al limite che oggi ci viene chiesto di raggiungere al 2030, di conseguenza non c'è dubbio che questo strumento pianificatorio debba essere aggiornato in tempi rapidi, così come altri PNIEC di altri paesi, e non c'è dubbio, questa è una slide che ho, tra virgolette, lucrato dal GSE, come si capisce bene che, come è stato ricordato, non basta lavorare solo sul tema energetico in senso stretto, ma c'è di fatto da considerare tutta un'altra serie di settori, non ultimo il tema dell'economia circolare, quindi di tutta la parte legata alla strategia per l'economia circolare e all'introduzione poi di nuove tecnologie per poter raggiungere la famosa neutralità climatica. Mi piace anche ricordare che questa non deve essere assolutamente la strada, che cosa è successo durante il lockdown in termini di diminuzione delle emissioni di CO2. E abbiamo avuto in quel periodo, facendo una comparazione, ovviamente sono dati stimati, divisi per comparto, però c'è stato sicuramente una notevole diminuzione della produzione di gas serra, però diciamo che questa non è sicuramente la strada strutturale, anzi. Però è indicativo perché ci fa capire, in una situazione di lockdown, ci aiuta ad avere alcuni dati da poter fare un punto avere un punto di riferimento. Ecco, faccio vedere questa, delle considerazioni da fare sarebbero diverse, ma ripeto, tante sono state fatte, però mi è anche stato chiesto di fare un po' un focus su quelle che sono le attività non necessariamente di carattere energetico. Quindi Luca, mi soffermo anche su quel tema che tu hai citato della burocrazia, anzi direi che parto proprio da qua. Allora, innanzitutto qui ho portato questa slide di quello che a maggio subito ha fatto il governo tedesco, coinvolgendo la propria agenzia che è l'UBA, nella costruzione di un documento di una ventina di pagine che... dove mettendo assieme l'ambiente e le organizzazioni imprenditoriali si erano già costruite tutta una serie di indicazioni che trovate all'interno di questo pamphlet, che in un qualche modo corrispondono alle indicazioni strategiche che ci vengono dal Green Deal. Perché dico questo? Perché ancora oggi, in una fase di costruzione del Next Generation Fund, io auspico, perché ancora non è successo, che i grandi centri di ricerca pubblici nazionali, vedo che qui c'è Roberto Morabito di Enea, ma la stessa ISPRA, vorremmo e speriamo di essere coinvolti in maniera più, come posso dire, continua e non in maniera estemporanea, proprio anche per il ruolo istituzionale che noi oggi abbiamo. A questo proposito, ad esempio, ricordando il tema burocratico, ricordando che nel PNIEC ci sono tutta una serie di opere strategiche e fondamentali che riguardano il tema delle rinnovabili, ma non solo, la ristrutturazione delle reti, tante cose che sono state dette, che se non si fluidifica quel sistema che riguarda anche la valutazione di impatto ambientale, rischia poi di far impantanare ciò che anche da un punto di vista strategico si vuole mettere in campo. Ecco, oggi nel decreto semplificazioni quella modalità che è stata messa in campo rispetto alla cosiddetta via speciale sulle energie rinnovabili, dove tra l'altro vede coinvolto l'istituto in ben quattro
come posso dire... Alessandro, hai un paio di minuti, ti ricordo. Avevo quasi finito. Sì. In quattro vesti molto diverse, credo che insomma vada un attimino riverificato. Cioè c'è necessità da parte del decisore politico, soprattutto in questa fase, di coinvolgere in maniera più continua coloro che dal punto di vista istituzionale lavorano su questi temi. Si è detto anche qui, per andare velocemente, la gestione forestale sostenibile è importantissima, le pratiche agronomiche in agricoltura possono sicuramente aiutare, importante sarà la strategia per l'economia circolare. Insieme ad Enea abbiamo costituito questa agenzia, che qui ho detto virtuale, che mette insieme le diverse professionalità proprio per andare incontro a questo disegno. C'è il tema delle grandi industrie, dei grandi mettitori industriali come Ilva, ma non solo, tutte le cementerie, riprendere anche il tema tecnologico del CCS, perché è sicuramente un tema tecnologico importante. Si è detto sulla governance della mobilità, si è detto anche della ristrutturazione del patrimonio edilizio, molto complesso in Italia, non possiamo paragonare il nostro patrimonio edilizio con quello di altri paesi, perché abbiamo dei problemi anche da un punto di vista storico che dobbiamo considerare, ma sicuramente bisogna accelerare e trovare la chiave di volta. Sussidi ambientalmente dannosi, 20 miliardi circa di finanziamenti che possono essere aggrediti. Insomma, tante cose sono da fare. Ripeto, il tempo è tiranno, non mi consente di entrare in maniera approfondita su altre considerazioni. Non c'è dubbio che c'è anche tutto il tema dei potenziali conflitti, ripeto, perché tutto ciò che stiamo dicendo si baserà sicuramente sul tema infrastrutture, sulla necessità di costruire impianti. Occorre in questo paese quindi cercare anche di superare quei conflitti potenziali e non solo, che possano frenare questo tipo di disegno. Ecco, se tutto ciò riusciremo, e qui ci vuole una regia veramente illuminata a tenere insieme tutte queste situazioni, sicuramente potremo raggiungere degli obiettivi interessanti. Grazie. Grazie ad Alessandro Bratti, e ricordo che ISPRA è una risorsa per tutto il nostro paese da un punto di vista del monitoraggio e di tutti i dati che riguardano il nostro ambiente. Ora avremmo l'ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris, che io spero sia collegato, non lo vedo. Sì, buongiorno. Eccolo qui. Grazie. Le lascio la parola per 10 minuti, grazie. Grazie mille, grazie dell'invito, è veramente un onore e un piacere poter partecipare oggi. E io vorrei inquadrare la posizione del governo britannico per quanto riguarda questa tematica importantissima, perché da molti anni il Regno Unito si è impegnato a essere un leader in termini di ambizione climatica, sia a livello nazionale. E il Regno Unito è stata la prima delle maggiori economie mondiali a vincolarsi per legge a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, che a livello internazionale, ad esempio raddoppiando il nostro contributo all'International Climate Finance. Pertanto il successo di COP26 è per noi una priorità assoluta, che condividiamo chiaramente con il governo italiano, e insieme collaboriamo con tutti i paesi del mondo per raggiungere un risultato ambizioso e condiviso per rendere finalmente operativo l'accordo di Parigi. E nonostante la terribile pandemia degli ultimi mesi abbia spinto i nostri governi a posticipare il summit di Glasgow al prossimo anno, la nostra determinazione resta invariata. In questi giorni, ovviamente, tutte le nostre preoccupazioni sono giustamente rivolte all'emergenza del Covid, all'emergenza sanitaria, però non dobbiamo dimenticarci che stiamo affrontando anche un'altra minaccia esistenziale, il cambiamento climatico. L'emergenza climatica è reale e sta accelerando.
e ci sfida a ogni livello globale, nazionale e locale. È quindi fondamentale che tutto il mondo unisca le forze e intraprenda nuove azioni per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, concentrando i nostri sforzi sulla piena attuazione dell'accordo di Parigi. Il Regno Unito punta a facilitare il raggiungimento di un accordo sugli elementi negoziali lasciati in sospeso del cosiddetto Paris Rulebook, ottenendo un esito negoziale equilibrato che permette la piena realizzazione del potenziale dell'accordo di Parigi in continuità con il processo delle UNFCCC avviato 5 anni fa. E nel 2021 il Regno Unito e l'Italia avranno un'opportunità unica per influenzare l'approccio alle riprese globali con le nostre presidenze, le presidenze del G7, del G20 e chiaramente del COP26. Stiamo lavorando insieme per creare un legame stretto tra questi fori globali, integrando in modo strutturale nelle nostre discussioni e nelle nostre politiche il tema della transizione energetica e dei cambiamenti climatici. Vogliamo collaborare con tutti i governi per condividere le opportunità date da uno sviluppo pulito e sostenibile. Vogliamo invitare ciascun paese ad avanzare proposte climatiche ambiziose entro la fine del 2020 attraverso i nuovi NDC, cioè i contributi determinati a livello nazionale, che ci aiuteranno a soddisfare gli impegni previsti dall'accordo di Parigi. Un altro tema fondamentale per il COP26 sarà stimolare una maggiore azione su adattamento e resilienza. Lavoreremo con gli altri governi, tutte le istituzioni finanziarie e civili, le ONG, per rafforzare i risultati già raggiunti durante lo UN Climate Action Summit lo scorso anno, in modo da raggiungere una maggiore capacità di reagire ai rischi fisici e agli impatti economici dei rischi climatici. C'è inoltre bisogno di una parallela trasformazione dei flussi finanziari globali, perciò vorremmo sfruttare la nostra presidenza per incoraggiare una trasformazione verde dei servizi finanziari, delle istituzioni finanziarie internazionali, delle banche centrali, delle autorità di regolamentazione e finanziarie, dei ministeri. La transizione a lungo termine verso un'economia globale netta a zero emissioni, resiliente e sostenibile dal punto di vista ambientale, richiederà cambiamenti senza precedenti nel modo in cui investiamo, misuriamo il rischio e assegniamo valore alle attività produttive. Ma ci sono molti segnali positivi. Il costo delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie a basse emissioni di carbonica è diminuito dal 2015, molto di più di quanto inizialmente previsto. Ciò significa che ogni paese può essere più ambizioso nei suoi obiettivi climatici senza doversi sobbarcare ulteriori costi. Per fare un esempio, i contratti di energia solare negli Emirati Arabi Uniti sono stati recentemente chiusi per $17 al MWh, una cifra che li rende più economici del gas e del carbone. E un altro motivo: la rapida diminuzione dei costi delle rinnovabili apre poi anche nuove opportunità per ottenere energia pulita derivata dall'idrogeno e dall'ammoniaca, che saranno disponibili anche per la navigazione e l'aviazione. E l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili ha recentemente stimato che l'aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili si tradurrebbe in 7 milioni di posti di lavoro in più in tutta l'economia rispetto ai modelli economici tradizionali, anche se si tiene conto delle perdite di posti di lavoro nei combustibili fossili.
Confidiamo che questa prospettiva economica offra ad ogni paese l'opportunità per dimostrare il proprio impegno di decarbonizzazione e raggiungere il net zero, la neutralità climatica entro il 2050, se non prima. Vorremmo infatti che ogni governo sviluppi una strategia a lungo termine con un percorso verso l'azzeramento netto delle emissioni clima alteranti. L'esperienza del Regno Unito dimostra che questo è possibile. Tra il 1990 e il 2018 il Regno Unito ha quasi dimezzato le proprie emissioni, mentre la sua economia è cresciuta del 75%. Quindi è possibile. Siamo pertanto molto lieti di partecipare alle iniziative degli amici di Italia for Climate, che attraverso la pubblicazione di una roadmap climatica mostrano che un cambiamento efficienza energetica negli edifici, trasporto e agricoltura sostenibili, incremento nell'uso di energie rinnovabili e decarbonizzazione dell'industria sono elementi chiave che dovranno guidare il green recovery delle nostre economie. Un approccio che coinvolga tutta la società è essenziale per la transizione verso un'economia resiliente, a zero emissioni di carbonio, mentre ci riprendiamo dall'emergenza Covid-19. Non solo i governi, ma anche le imprese, gli investitori, le città, le regioni, la società civile, i giovani, le popolazioni e le comunità devono promuovere azioni per raggiungere un futuro a zero emissioni nette, intraprendendo azioni immediate per sostenere una ripresa verde e resiliente. Ecco perché abbiamo lanciato la Race to Zero, la corsa allo zero, ovvero la più grande coalizione per il clima che riunirà tutti gli attori non statali per accelerare la diffusione di impegno verso il net zero. E tramite questo impegno vorremmo anche che le aziende italiane, i comuni, gli investitori e tutti gli attori non statali diventino parte attiva di questo processo, ponendosi degli obiettivi climatici chiari verso la neutralità climatica. Insomma, per concludere, siamo convinti che COP26 sarà un inflection point, cioè un punto di flessione per il clima, un momento in cui potremo davvero cambiare la direzione della storia. Come Regno Unito e l'Italia siamo molto consapevoli della nostra responsabilità e ci impegniamo a una collaborazione stretta con tutti i governi mondiali e soprattutto la società civile affinché COP26 sia un nuovo traguardo nella nostra lotta contro il cambiamento climatico. Grazie mille. Grazie a Jill Morris, ambasciatore del Regno Unito in Italia, per queste vedute assolutamente convergenti con quelle mediterranee e quindi è sicuramente un buon proposito per raggiungere prima possibile questi risultati. Ora chiederei a Francesco La Camera, che è direttore generale di IRENA, di farci il suo quadro. Grazie. Grazie Luca. È assolutamente un piacere essere con voi oggi. Vorrei ringraziare Doronchi, Andrea Barbavella per avermi permesso di parlare di energie rinnovabili in questo incontro e anche di rivedere tanti amici, anche se purtroppo solo in modo virtuale. Ho anch'io una presentazione, chiedo già da se possibile condividerla. La prima slide si occupa di mostrare come la transizione energetica in effetti è già in atto. Possiamo andare alla prossima slide. Come vedete dalla curva arancione, sistematicamente, la prima, dalla curva arancione potete vedere come sistematicamente la capacità installata di energie rinnovabili ormai negli ultimi 7-8 anni ha superato la capacità installata dalle fonti tradizionali. E fondamentalmente nel 2019 il 72% della capacità installata viene dalle rinnovabili.
anche in Italia, nonostante che negli ultimi anni, notava Andrea, c'è stata una flessione nella crescita della capacità installata di rinnovabili, l'Italia ha comunque negli ultimi 10 anni raddoppiato la sua capacità da 25 gigawatt a 55 gigawatt. Poi rendersi insomma sempre ai livelli di primo ordine per quanto riguarda l'Unione Europea. Naturalmente questo è stato guidato dalla diminuzione dei costi, mi accennava poc'anzi Gil, l'ambasciatore degli UK in Italia, come i prezzi ormai delle auction più recenti sono veramente bassi, non solamente negli Emirati dove vi sto parlando adesso, recentemente anche in Portogallo e in tanti altri paesi. E comunque la nostra stima è che ormai eolico e solare nella gran parte del pianeta sono più convenienti di qualsiasi altra forma di produzione di energia, sull'idroelettrico attualmente ancora più basso. Per quanto riguarda le altre forme, sono assolutamente nella fascia di costo dell'energia tradizionale. Quindi la transizione energetica è in atto, alimentata dal mercato fondamentalmente, anche se non è così rapida da poterci consentire di affrontare serenamente oggi la sfida dei cambiamenti climatici. L'Agenzia ha sviluppato 2 scenari di cui possiamo dare conto nella prossima slide. Uno scenario che si riguarda al 70% di riduzione delle emissioni, che noi chiamiamo Transforming Energy Scenario, e il 100% di emissioni, che fa assolutamente coppia col desiderio di essere carbon neutral nel 2050. Per quanto riguarda queste 2 prospettive, andiamo alla prossima, così cerchiamo di essere più rapidi possibili. Vediamo qual è il contributo delle differenti forme di energia alla riduzione delle emissioni di CO2. La curva in alto, in arancione, più scuro, è quella che noi vediamo essere come dire, più o meno il business come as usual al 2050. Vediamo una curva, direi sempre arancione, ma più lieve, quasi sul giallo, che ci dice più o meno dove potremmo arrivare in termini di emissioni di CO2, in termini di gigatonnellate, al 2050. E queste sono le misure che sono state già in atto, che sono in atto per ridurre le emissioni di CO2. E poi vediamo dove dovremmo arrivare per essere in linea con il ben al di sotto il 2 gradi dell'accordo di Parigi, con settori importanti che sono quelli, soprattutto gli end use sector, quindi building, trasporti, e poi c'è naturalmente anche la produzione di energia e l'industria, che è un altro degli end use sector che è molto molto importante. Quello che notiamo è che l'efficienza energetica e le rinnovabili possono portarci a garantire il 90% delle riduzioni delle emissioni che noi necessitiamo. E andiamo alla prossima slide, in cui invece facciamo cenno al nostro scenario su zero emissioni. Qui, rispetto allo scenario di cui abbiamo fatto appena cenno, quello che è importante è intervenire sui settori che si chiamano end use sector, quindi fondamentalmente i trasporti, building ed industria. E vediamo come settori importanti come l'acciaio, il cemento, i chimici, l'alluminio, dall'altra parte naturalmente i trasporti che hanno una grande incidenza. Quindi per poter affrontare, arrivare a zero emissioni, quindi alla più o meno la carbonità, alla neutralità carbonica, occorre non solo concentrarci sulla generazione di energia, in cui tutto sommato fondamentalmente possiamo arrivarci con i trend e naturalmente con le misure ad hoc, ma quello che bisogna veramente concentrarci per passare dal ben di sotto ai 2 gradi allo 0 dei gradi sono gli end use sector. Andiamo alla prossima slide, in cui cerchiamo di collegare queste prospettive nel lungo periodo alla risposta nel breve periodo di risposta al Covid e quindi alla pandemia. Noi abbiamo fatto un'analisi nei 3 anni, dal 2021 al 2023, e abbiamo notato che per poter mettere in coerenza l'intervento nel breve periodo con quello a medio e lungo periodo, abbiamo bisogno di investire nel triennio 6 trilioni di dollari, gran parte in efficienza energetica,
gran parte anche nel rinnovabile e poi soprattutto elettrificazione e infrastrutture. Quindi mediamente uno sforzo di 2 trilioni di investimento per anno, che bisogna però essere chiaro, non sono solamente gli investimenti pubblici, ma sono anche quelli privati. Noi stimiamo che iniziative pubbliche ben condotte possono far leverage, provocare investimenti privati 3-4 volte superiori. Naturalmente bisogna anche notare che questi investimenti possono, non sono solamente un costo, ma possono portarsi in beneficio. Da parte nostra, quello che notiamo, se vogliamo riferirci per un attimo alla situazione italiana, perché quanto riguarda il settore energetico, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima è sostanzialmente abbastanza incoraggiante. Però vediamo spazi importanti di miglioramento, se possibile usare questo termine, nel campo degli edifici, come peraltro è stato accennato anche da Andrea, lo sviluppo del solare termico e l'elettrificazione del trasporto stradale. Questo aspetto nel medio-lungo periodo potrà essere giocato un ruolo importante anche dall'idrogeno, non tanto per quanto riguarda le autovetture, ma quanto riguarda il long shipping transport, come è stato peraltro accennato anche dall'ambasciatrice. Vediamo un po' quali potrebbero essere i ritorni di questi investimenti nella prossima slide. Li vediamo in un minuto. Ok. Allora direi questo in un minuto. Facciamo questo adesso via. Questi sono il beneficio in termini di posti di lavoro che noi prevediamo nel triennio, così come prevediamo che ci sia un incremento dell'1% per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Questo vale anche per l'Italia, dove l'aumento del prodotto interno lordo potrebbe arrivare all'1,8% in media, con un guadagno cumulativo al 2030 di 655 miliardi di dollari e con 23.000 posti in più di lavoro rispetto a quelli già previsti dalle politiche climatiche. Bene, con questo io mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete voluto dedicare. Grazie Francesco La Camera, dati interessantissimi. Ricordo che le slide sono disponibili sul sito di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. E quindi proseguiamo con il quadro che ci arriva dalla Commissione Europea con Mauro Petriccione, che è direttore della direzione Climate Action. Abbiamo parlato tanto di Green Deal e adesso è il momento di entrare nel merito. Buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito a partecipare, è estremamente interessante. Non mi dilungo sulla minaccia del cambiamento climatico, credo che siamo tutti al corrente. Ricordo solo che l'Europa è più esposta di altri paesi, di altre zone del mondo, e la periferia e il meridione dell'Europa sono ancora più esposti. E i danni che quello che vediamo adesso sta già facendo alle nostre foreste, all'agricoltura, gli aumenti di temperatura ne sono una prova evidente. Secondo luogo vorrei congratularmi per la roadmap climatica, perché è una parte importante di un quadro generale di pianificazione, di organizzazione, di una trasformazione profonda a livello globale. Il risultato finale lo conosceremo forse tra 30 anni, ma quella trasformazione deve cominciare qui, comincia in Europa e comincia in Italia. Comincia con l'obiettivo 2050, climatica neutrali, neutralità climatica, livello zero di emissioni nette nel 2050, e con le ultime proposte che abbiamo fatto a settembre di portare il nostro obiettivo per il 2030 almeno 55% delle emissioni rispetto al 1990. Obiettivo che noi seguiremo adesso con proposte legislative che saranno presentate a giugno del 2021, emission trading, standard CO2 per i veicoli, energie rinnovabili, efficienza energetica, eccetera, ammesso che il Consiglio europeo sia d'accordo con questo obiettivo. Noi siamo abbastanza fiduciosi. Quello che vorrei sottolineare è che questa trasformazione, questi piani, questi obiettivi vanno poi articolati a livello nazionale sul territorio. La legislazione europea non sarà sufficiente, fornisce
la spina dorsale del meccanismo di decarbonizzazione, ma l'attività deve essere poi articolata sul territorio, con piani nazionali, piani regionali, per andare verso energia a zero carbonio, industria quasi zero carbonio, mobilità pulita, un uso della terra più intelligente, coniugando decarbonizzazione con modernizzazione, competitività e finalmente prosperità. Una strategia di sacrifici per salvare il pianeta finisce per scontrarsi con la logica inesorabile tra la fine del mondo e la fine del mese, si finisce per preoccuparsi soprattutto della fine del mese. Bisogna mettere la logica di decarbonizzazione in una logica di crescita economica, di sviluppo economico, di prosperità della società. Paradossalmente la pandemia e la crisi economica che l'accompagna, che ha provocato uno sforzo di riorganizzazione della finanza pubblica e di preparazione a un investimento massiccio, ci offre un'opportunità unica di ricostruire e di costruire meglio. A due condizioni: investimenti produttivi, sia del settore pubblico che del settore privato, e investimenti in solidarietà. Dobbiamo sviluppare nuove tecnologie e energie pulite che ci permettano di essere più competitivi a lungo termine, di creare posti di lavoro, ma dobbiamo anche investire nel supporto alle fasce più deboli della popolazione, alle regioni più deboli, sopperire al rischio di povertà energetica, perché nel breve termine i costi di energia potrebbero aumentare. E tutto questo va pianificato in un'articolazione complessa a livello europeo, a livello nazionale e a livello locale. L'Italia ha cominciato bene. Francesco La Camera ricordava il Piano Nazionale Energia e Clima, un buon piano. Noi lo abbiamo additato ad altri Stati membri come un buon esempio di come pianificare in questa materia. E l'Italia si è ben messa, ben cominciato a lavorare sul piano per utilizzare il Recovery Fund. C'è molta attenzione in Europa verso l'Italia e verso questo esercizio di pianificazione. C'è anche preoccupazione per le debolezze strutturali del nostro paese, soprattutto nel momento dell'applicazione pratica e dell'amministrazione poi dei progetti che vengono finanziati e vengono approvati. Quindi c'è una grande opportunità, ma anche dei rischi considerabili, e ci sarà molta attenzione da parte europea, perché questa crisi e l'atteggiamento dell'Italia nei confronti della politica del clima ha riportato l'Italia a un ruolo centrale nella costruzione europea. Quindi mi limito qui e dico semplicemente buona fortuna e buon lavoro. Grazie a Mauro Petriccione. Sì, è importante ricordarci sempre che in gioco non c'è la salute del pianeta come atto estetico o etico, ma c'è alla fine la sopravvivenza dell'umanità. Quindi dobbiamo trovare una mediazione importante tra l'urgenza di agire voluta dalle leggi fisiche, che sono inesorabili e se ne infischiano delle nostre aspettative, e quella di un equilibrio sociale che non porti chiaramente la perdita dei valori fondamentali, però che ci sia qualche rinuncia da fare e qualche perdita sul percorso, questo ormai è inevitabile, dato il ritardo enorme che abbiamo accumulato negli ultimi decenni. Quindi abbiamo veramente poco tempo per mettere insieme questi due elementi strategici, ma ricordando che chi comanda non sono le leggi economiche, ma sono le leggi fisiche. Dovrebbe essere con noi anche il ministro Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e autonomie, che quindi, se ha il collegamento attivo, può intervenire con col suo punto di vista. Grazie. Qualche minuto il ministro si collega. Non vedo ancora la webcam, non vedo ancora il collegamento attivo.
Abbiamo delle informazioni in merito sull'arrivo del ministro, altrimenti... Qualche minuto e arriva il ministro. Ma qualche minuto significa uno, due o... Un paio di minuti. Un paio. Va bene, allora in questo paio di minuti io vi propongo di mettere all'ordine del giorno un tema fondamentale che non viene mai considerato, cioè il fatto che dobbiamo cambiare il sistema economico. Non è possibile raggiungere questi obiettivi a lungo termine se non usciamo da un sistema economico che è basato sulla crescita infinita in un pianeta finito. Questo è il grande elefante nella stanza che non viene mai considerato quando facciamo questi progetti. Finché siamo basati su un'economia di espansione infinita, sia demografica, sia nei consumi, ancorché questi consumi vengano resi virtuosi, è chiaro che spostiamo soltanto il problema un po' più in là, ma ci ritroveremo allo scontro aperto con i processi biogeochimici del pianeta. Quindi utilizziamo bene questo tempo anche per elaborare un piano alternativo in termini di sistema economico che non sia basato sulla crescita. Abbiamo notizie dal nostro ministro? Non ho informazioni in merito, anche perché io sono a 750 km da Roma e quindi non so dirvi altro. Però dai, approfittiamo di questo momento collegiale per istituire questa commissione su un nuovo sistema economico non basato sulla crescita. Dipende sempre se il nostro ministro ha i tempi stretti per dopo e non sconvolgerei il programma. Non sconvolgerei il programma, ma se ci ha assicurato che erano due minuti, e in effetti sono passati i due minuti. Dalla segreteria del ministro riuscite a dirmi qualcosa? Altrimenti passerei a Monica Frassoni. Ecco, io lo vedo. Io vedo il ministro inquadrato davanti a noi. Ministro Boccia, se lei è pronto, ha la parola. Eccoci. Grazie. Prego, può parlare. Sì, mi dispiace, diciamo, essere entrato così all'improvviso in un dibattito molto interessante. Avrei voluto seguire con una presenza maggiore e con un impegno che, come chi mi conosce sa, ho cercato di trasferire sempre nelle mie attività parlamentari e legislative. Ho letto i rapporti che mi sono stati mandati, i 10 key trend sul clima, e le suggestioni sono tante perché mi hanno riportato al lavoro che nel 2016, nel 2015, nel 2016 abbiamo fatto in Parlamento parallelamente alla riforma della legge di bilancio che oggi è in vigore, che è l'unica legge di bilancio in Europa che ha tra i propri allegati, nell'allegato al DEF, anche l'indicatore di benessere ecosostenibile. Dentro l'indicatore di benessere ecosostenibile noi riuscimmo a introdurre, devo dire con una certa fatica, perché per molti gruppi parlamentari il vincolo di alcuni indicatori del BES, e tra questi c'era la produzione di CO2 di ogni singolo cittadino italiano, per alcuni gruppi parlamentari non era una priorità. Ci fu una battaglia parlamentare anche molto intensa agli atti del Parlamento, e alla fine con Giulio Marcon, che veniva insomma da un lungo impegno attraverso Sbilanciamoci, il gruppo del Partito Democratico, e devo dire altri deputati che trasversalmente si erano impegnati
nel sostenere questa ipotesi riuscimmo ad imporre, diciamo, tra gli indicatori, tra le dimensioni sociali del BES, la valutazione oggettiva del livello di produzione di CO2. Abbiamo fissato 7,4-7,5 tonnellate per persona e da quel momento in poi l'obiettivo era scendere sempre più giù. Quello è stato il primo punto, lo cito perché nell'assemblea annuale di ASVIS di quest'anno siamo andati oltre, abbiamo provato, stiamo provando con il MEF e con Istat a fare ulteriori valutazioni. Diciamo, non nascondo che il mio sogno sarebbe rendere vincolanti le politiche pubbliche in relazione al livello di CO2. E mi riferisco soprattutto alle politiche ambientali, alle risorse che stanziamo ogni anno. Giudicare le politiche ambientali di un governo solo dal montare delle risorse che si stanziano è un errore. Poter misurare a consuntivo, cosa che raramente si fa, noi oggi in Italia possiamo farlo proprio per le caratteristiche di quella riforma di bilancio, quanto quelle risorse abbiano fatto diminuire alcuni indicatori, tra cui la produzione di tonnellate per persona di CO2, è un punto a favore. Insisteremo e proveremo a capire se in Parlamento ci sono le condizioni per renderli vincolanti questi indicatori. Oggi sono indicatori che consentono al Parlamento di fare una valutazione ex post, che è già importante sul piano culturale, se solo pensiamo che prima del 2016 questi indicatori non entravano nemmeno come allegati nel bilancio dello Stato. I dati 2019 che sono stati presentati in anteprima danno il senso di tante cose, di come le emissioni di gas serra non diminuiscano sensibilmente da 6 anni, e questo deve farci riflettere molto, di quanto insomma sia stato caldo questo decennio ultimo che abbiamo vissuto, della necessità di alzare il tiro sulla produzione elettrica da carbone. Io ho più volte sottolineato anche in Parlamento con un provvedimento che ho presentato proprio io all'inizio del 2000, all'inizio della legislatura iniziata nel 2018, avevo messo in evidenza come diciamo avremmo potuto far partire dal Parlamento italiano un contributo costruttivo sulla riduzione delle emissioni entro il 2030. Come sapete, il Parlamento europeo ha approvato il 9 ottobre scorso la riduzione delle emissioni al 60% e l'eliminazione graduale delle sovvenzioni per i combustibili fossili, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica al 2050. Ecco. Io ritenevo nel 2018, lo ritengo a maggior ragione oggi, da Ministro delle Regioni e delle Autonomie, devo dirvi che ho un feedback molto positivo e costruttivo da parte di tutte le regioni, anche se il mandato negoziale sulla legge dell'Unione Europea sul clima approvato l'8 ottobre del 2020 al Parlamento Europeo ha obiettivi migliori rispetto a quelli stabiliti alla Commissione con la proposta di modifica del regolamento 2018-1999, io penso che si possa aprire un dibattito serio per provare ad alzare l'asticella sia sulla percentuale di riduzione delle emissioni entro il 2030, sia sulla neutralità climatica al 2040 anziché al 2050. Mi rendo conto che questa cosa diciamo determina una discussione anche molto dura, molto brusca con alcuni mondi,
Però, così come la riduzione del 55% fissata dalla Commissione per il 2030 viene elevata con questo ulteriore impegno del Parlamento al 60% rispetto al 1990, io penso che ci siano tutte le condizioni attraverso le nostre regioni e attraverso già l'impegno che gli eurodeputati hanno chiesto per un obiettivo intermedio per il 2040 di alzare appunto l'asticella e provare a far diventare il 2040 il nostro prossimo obiettivo. Come sapete, il Parlamento vuole al più tardi entro il 2025 il taglio graduale delle sovvenzioni ai combustibili fossili e un impegno maggiore dell'Unione Europea a promuovere l'economia circolare. C'è un'alta sensibilità, devo dire che è cambiato il clima e la cultura nel Parlamento italiano negli ultimi 4 anni, 5 anni, c'è una sensibilità diversa, insomma, io solo per aver posto il tema in maniera anche molto dura e radicale, penso 2014-2015, della decarbonizzazione integrale e l'ILVA, sono stato più volte insultato. Mi sembra, diciamo, una vita fa, in realtà era 4-5 anni fa, e neanche, diciamo, in maniera molto educata. Quindi oggi nessuno si permetterebbe di mettere in discussione la necessità di percorso di decarbonizzazione integrale dell'ILVA, né la stessa Mittal, che purtroppo, ai noi, quando ha acquistato, anche con la disponibilità degli interlocutori di governo di allora, ha acquistato con l'impegno, diciamo, a continuare con quei modelli produttivi. Anche in quella vicenda personalmente assunsi una posizione fortemente contraria in Parlamento, ma non era di questo che volevo parlarvi. Abbiamo circa un minuto, Ministro. No, ma io ho chiuso. Volevo appunto dirvi semplicemente che il contributo che è arrivato da voi oggi è un contributo che secondo me può servire al Parlamento ad avviare con maggior vigore alcuni dibattiti che sono aperti. Sono tante le sensibilità ambientali presenti in Parlamento, tra l'altro presenti in diversi gruppi parlamentari, e il quadro clima-energia 2030 che il Consiglio europeo ha approvato, io penso che oggi possa essere assolutamente oggetto di ulteriori interventi del nostro Parlamento modificativi, seguendo le indicazioni, diciamo, a cui ho fatto riferimento, e ovviamente le riflessioni che ho fatto con voi sono le stesse riflessioni che facciamo su scala territoriale in Italia. C'è una sensibilità molto alta in tutte le regioni. E raccoglieremo come sempre i vostri contributi a partire da quelli di Edo Ronchi, che resta un punto di riferimento per la discussione che stiamo facendo e che continueremo a fare in Parlamento e tra Parlamento e Governo. Grazie. Grazie a lei, Ministro Boccia, e speriamo veramente che queste sensibilità, che sono veramente tante nel Governo in questo momento, possano però emergere e concretizzarsi al più presto. No, e adesso, scusi, se la interrompo, ovviamente non ho fatto riferimento al Recovery Fund perché, insomma, è abusato il riferimento e parlo ad una platea di addetti ai lavori. Ovviamente, come sapete, il 40% delle risorse, il negoziato è chiuso sulle risorse complessive, il riparto è ancora in corso. L'unica certezza, le uniche due certezze in questo momento sono il 40%, diciamo, per la transizione energetica, ma le declinazioni sono in corso di valutazione di lavoro, il 20% per la digitalizzazione, l'altro 40% in corso di riparto. Questo lavoro lo dico perché oggi in Parlamento approveremo,
insomma, il primo provvedimento in direzione Recovery Fund. Penso che di qui a fine anno e poi da gennaio ad aprile del 2021 avremo il quadro definitivo non solo delle risorse macro che vanno in direzione della transizione energetica, dello sviluppo sostenibile e della direzione, diciamo, un rispetto assoluto dell'ambiente, ma avremo anche le misure di dettaglio, queste potranno aiutare. Anche per questo penso che abbia molto senso vincolarci, tagliarci i ponti alle spalle e imporre, diciamo, sulle politiche pubbliche un vincolo molto chiaro. La misurazione. Allora, confidiamo nel vostro impegno di sostenibilità ambientale. Grazie ancora, Ministro Boccia, per essere stato con noi. E ora io chiedo a Monica Frassoni da Bruxelles, che presiede la European Alliance to Save Energy, il suo parere in tempi televisivi. Monica, so che ce la puoi fare. Buongiorno a tutti, sono molto grata di questo invito e sono anche molto grata del lavoro che è stato fatto sulla questione del piano e della roadmap che viene proposta, che è stata proposta e che spero sarà il più diffusa possibile. Vorrei anche approfittare di questa occasione per dare atto, Mauro Petriccione credo sia ancora con noi, alla Commissione europea di avere saputo anticipare nel lavoro sul Green Deal un quadro fondamentale che, se oggi non avessimo, renderebbe molto più complicato il percorso della lotta ai cambiamenti climatici, ma in generale della transizione ecologica per l'Unione Europea e per tutti noi nel quadro di questa pandemia del Covid-19. Il fatto di avere il Green Deal, e vorrei ricordare che il Green Deal in realtà non è stato inventato negli Stati Uniti, ma è un termine che è nato nel 2008, quando le Nazioni Unite indicarono quali erano le strade per uscire già da allora dalla crisi. Queste strade sono ancora oggi le stesse: salute o cura della persona, educazione, green economy. E io credo che questo ci dimostra chiaramente come il quadro, il tante cose che possono essere fatte bene o male. E questa è la sfida alla quale noi ci troviamo di fronte, alla quale noi oggi ci troviamo di fronte. Alcuni passi positivi sono stati fatti e sono stati anche citati, per esempio il fatto di passare al 55% di obbligo di riduzione delle emissioni. È vero che non è sufficiente, perché la scienza ci dice che l'Europa dovrebbe arrivare al 65%, ma rappresenta oggi un passo assolutamente importante per andare in una direzione di decarbonizzazione veloce, a cui il ritardo al quale noi siamo di fronte, perché noi non siamo in anticipo né in tempo, noi siamo in grave ritardo, ci obbliga a fare. Ed è proprio il tema del ritardo che tu, Luca, dell'urgenza che tu, Luca, spesso citi quando parli della situazione nella quale noi ci troviamo oggi, che ci impone oggi di evitare di farci distrarre da una serie di tematiche collaterali che anche a livello europeo in questo momento rischiano di distrarre quella che è invece la priorità e che è stata citata prima. Al 90% noi riusciremo a ridurre le emissioni se puntiamo su efficienza energetica e rinnovabili. Non ci sono altre grandi possibilità, sono queste due. Ebbene, il tema della discussione, per esempio, su idrogeno, CCS, riutilizzo del gas, eccetera eccetera, stanno agendo sia a livello nazionale, direi soprattutto a livello nazionale, ma anche a livello europeo, come degli strumenti di distrazione su quelle che devono essere invece le estreme priorità della nostra azione. E quindi sono molto contenta che in questa roadmap ci sia una sottolineatura su entrambi questi temi, considerando che, per quanto riguarda l'Italia, è vero che il nostro piano è forse migliore di quelli di altri, ma in realtà presenta anche degli elementi di insufficienza notevolissima e in particolare per le rinnovabili e sicuramente per l'efficienza energetica siamo in una situazione di deficit che deve essere al più presto riempito.
Il secondo grande elemento di cui volevo rapidamente parlare è il fatto che ci sono tre condizioni per realizzare il Green Deal e anche per spendere bene le risorse di cui disponiamo. La prima è quella di avere delle norme chiare. A livello europeo noi abbiamo spesso il problema che le norme sono un po' contorte e soprattutto la relazione fra le norme e l'applicazione nazionale è senz'altro il tema più importante. C'era il ministro Boccia, peraltro piccola parentesi, sono rimasta positivamente sorpresa e spero che questa diventerà anche una posizione che l'Italia difenderà in Europa, quando ha detto che l'Italia è pronta ad anticipare al 2040 il target di neutralità climatica. Credo che questo sia un impegno importante anche e non solo per quelli che saranno i numeri finali, ma anche perché a livello europeo ci sono ancora oggi dei forti rischi sulla possibilità e la capacità di tutti i paesi europei di accettare il 55%. E se oggi noi ritardiamo, come pare stia succedendo a livello del bilancio e a livello del recovery fund, le decisioni, è chiaro che avremo un ritardo anche nel modo in cui queste cose si realizzano. Dicevo quindi norme chiare, e il quadro normativo europeo oggi sarà completamente rivoluzionario. Avviso ai naviganti anche in Italia, perché il fatto che ci sarà, come ha annunciato il direttore Petriccione, una serie di nuove normative sull'efficienza energetica, sulle rinnovabili, ma anche su tutta una serie di altri temi, ci impone di essere molto attenti e in battaglia, diciamo, per evitare che questi criteri vengano, queste legislazioni vengano indebolite. Secondo tema è le finanze. Io anche non voglio entrare nel tema del dettaglio del recovery, ma c'è una questione sulla quale esiste e ci deve essere una divisione dei lavori chiara fra l'Unione Europea e gli Stati membri. In questo momento l'Unione Europea sta discutendo per definire dei criteri che siano il più stringenti possibili per evitare che ogni paese faccia quello che gli pare. Esempio, il ministro Fraccaro ha parlato del bonus del 110% che noi portiamo qui a Bruxelles come esempio di grande efficienza, efficacia, non soltanto dal punto di vista materiale, ma anche proprio dal punto di vista della testa, cioè di dire alle persone: tu devi e puoi fare questo evento. Ma se la qualità degli interventi non è garantita, se la possibilità di ottenere il 110% passa anche per il finanziamento di caldaie che poi funzionano a gas, voi capite perfettamente che la capacità dirompente anche di questo tipo di iniziative è molto minore. Una parola, se mi permetti Luca, sulla questione che ci occupa come organizzazione, la mia organizzazione che raduna imprese ma anche think tank e anche deputati europei che sostengono questa causa, è quella dell'efficienza energetica. Domani sarà un giorno importantissimo, attenzione ai vostri recettori da quello che succederà da Bruxelles, perché sta per uscire la Renovation Wave, e cioè un'iniziativa della Commissione che è diventata da quello che era, insomma, una situazione relativamente secondaria, il fatto di rimettere a posto gli edifici, un volano importantissimo per definire se il Green Deal funziona o no. La Renovation Way è un'iniziativa che ha come obiettivo quello di raddoppiare il dato del rinnovamento degli edifici a livello europeo, e che deve essere applicato naturalmente a livello nazionale mettendo insieme finanze, appunto, e norme ben fatte e ben espresse. Credo che questo sia effettivamente un elemento importante perché, ripeto, nella scelta del modo attraverso il quale noi applichiamo il recovery fund e in generale tutti i fondi europei, ma anche quelli nazionali, il criterio dell'energy efficiency first, cioè prima l'efficienza energetica e poi decidi di fare eventualmente altro, la considerazione, il ministro Fraccaro parlava di infrastrutture, degli edifici e quindi del rinnovamento, della messa a nuovo degli edifici come delle infrastrutture a mettere a confronto addirittura col ponte di Messina o altri, credo che siano degli elementi assolutamente fondamentali per farci uscire dalla crisi,
dall'alto e anche rendere l'Italia quel paese così avanzato da molti punti di vista che noi tutti speriamo veramente di essere. Quindi il collegamento fra quello che si fa in Europa, ma poi anche quello che si riesce a fare in Italia, è cruciale e credo che da questo punto di vista ci sia la necessità non tanto di aspettare quello che l'Europa fa, ma quello di partecipare attivamente a quello che sta elaborando. Grazie. Grazie Monica per la tua brillante analisi e proprio a proposito di controlli e di verifica delle pratiche di efficienza energetica abbiamo Roberto Morabito, direttore Enea. Sappiamo tutti che Enea ha un ruolo cruciale in questa fase di monitoraggio e controllo dell'efficienza energetica in edilizia. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie alla Fondazione per l'invito. Certamente parlando di clima, la sfida del clima è complessa, le relazioni di Edo Ronchi e Adrian Barbabella che abbiamo ascoltato lo testimoniano bene. Il tema centrale è quello della mitigazione, dell'abbattimento drastico delle emissioni e sappiamo già come affrontarla, sappiamo di doverla affrontare da un lato accelerando la penetrazione delle rinnovabili mature che abbiamo a disposizione, ma dall'altra anche rafforzando lo sviluppo di tecnologie innovative complementari delle rinnovabili. Per esempio è in questa direzione che va l'accordo intergovernativo cosiddetto Mission Innovation, Missione Innovazione, nato 5 anni fa sulla spinta di oltre 20 paesi, tra cui appunto l'Italia, che è un accordo per la promozione delle tecnologie e delle energie pulite e che è articolato in 8 grandi sfide, in 8 challenges, tanto per citarne qualcuna, dalle smart grids al CCS, dai materiali innovativi per l'energia all'idrogeno rinnovabile. Ora, sull'idrogeno è stato menzionato nelle relazioni, è indubbio che sta crescendo a livello globale sempre più l'interesse all'utilizzo del vettore energetico idrogeno, sia per il cosiddetto sector coupling che anche per l'accumulo dell'energia di lungo periodo e a grande scala. Ora, proprio nell'ambito di Mission Innovation, come Enea stiamo sviluppando una piattaforma dimostrativa per le tecnologie dell'idrogeno presso qui il centro della Casaccia. È una piattaforma di ricerca e sperimentazione prototipale sulle tecnologie di produzione, stoccaggio, utilizzo dell'idrogeno che svilupperemo in maniera coordinata insieme a università, enti di ricerca e soprattutto in collaborazione con molte imprese del settore. Ora, l'idrogeno, purché verde ovviamente, diamo sempre per scontato che parliamo l'idrogeno verde e rinnovabile, effettivamente può essere una delle soluzioni chiave. Può essere complementare, che in maniera complementare ad altre tecnologie, può essere una delle soluzioni chiave per la decarbonizzazione della rete gas, per la decarbonizzazione dell'elettrico, contribuire alla diminuzione delle emissioni sia carboniche che anche inquinanti in tutti gli usi finali. Tra l'altro, questo aumenterebbe anche la resilienza del nostro sistema energetico, cosa di cui abbiamo bisogno, integrando appunto con tecnologie complementari le attuali fonti rinnovabili che sono tipicamente per esempio non programmabili e garantendo al contempo flessibilità e sicurezza di approvvigionamento. Se andiamo negli altri settori chiave, per esempio mobilità e facciamo 2 accenni a mobilità e edifici, certamente nella mobilità l'idrogeno può giocare un ruolo, ma sinceramente penso che il tema principale la riduzione, se ne parlava, lo diceva Edo Ronchi, la riduzione ma la conversione, anche la conversione della flotta circolante in elettrico. Questo è il tema chiave della mobilità e su questo dobbiamo dire che certamente abbiamo ancora problemi tecnologici che però stiamo superando, quali per esempio la velocità di ricarica e l'accumulo. E in questo senso però la soluzione non può essere quella, o almeno non può essere solo quella delle centraline ai parcheggi e nei condomini. Ma fin da subito, fin da ieri, dovremmo cominciare a pianificare la trasformazione per esempio delle nostre aree di servizio,
che a regime dovrebbero prevedere la sostituzione dei serbatoi di carburante sotto le colonnine distributrici attuali con sistemi di grande accumulo elettrico. Ci dobbiamo muovere su questo. Ma il grosso problema, un altro grande problema della mobilità che rischia addirittura di diventare il collo di bottiglia della diffusione dell'elettrico, è per esempio rappresentato dalla necessità a tecnologie attuali di materie prime critiche nelle batterie come litio e cobalto, per le quali ci potranno essere rischi anche seri di approvvigionamento e volatilità dei prezzi. Su questo una parentesi sul discorso delle materie prime critiche, perché in generale parliamo di rinnovabili giustamente, ma attenzione, dobbiamo ricordare che il passaggio nelle tecnologie di produzione dell'energia dalle dai combustibili fossili, diciamo così, alle rinnovabili necessitano la disponibilità di materie prime critiche fino a due ordini di grandezza superiori. Ora, attenzione che il nostro paese è praticamente totalmente dipendente dall'estero di materie prime critiche. Importiamo il 99,9% di queste materie prime critiche e questo influenza, impatta molto fortemente su competitività dei nostri sistemi produttivi in generale, ma anche sulla decarbonizzazione in particolare. Su questo la strada, quella obbligata, è quella appunto che veniva richiamata anche della transizione circolare. Nel settore residenziale, l'altro grande settore emettivo a livello globale, è vero, lo diceva prima sempre Edo, anche Andrea lo dicevano, ci stiamo muovendo bene, lo stiamo dicendo tutti, stiamo facendo gli sforzi giusti per passare dalle cosiddette riqualificazioni superficiali dei singoli appartamenti a quelle profonde degli interi edifici. Ma ulteriore sforzo va fatto in questo. Dobbiamo passare dai singoli edifici agli interi quartieri e facendo questo dobbiamo coniugare parallelamente la deep renovation, la cosiddetta deep renovation energetica, con il concetto di consumo di suolo zero, con l'uso massiccio di recupero dell'esistente anche in termini di rifiuti da costruzione e demolizione, con il concetto di chiusura dei cicli degli edifici e degli interi quartieri sul territorio, di infrastrutturazione verde dei nostri quartieri, ma non solo architettonica, ma anche e soprattutto funzionale, fatemi dire tecnologica, cioè di contrasto per esempio agli impatti del cambiamento climatico, di resilienza ai fenomeni alluvionali, di corridoi ecologici di mantenimento della biodiversità, ma anche, se volete, di nuova integrazione sociale, come nel caso, per esempio, degli orti urbani. E con questo, anche in questo settore, stiamo parlando di transizione circolare. Se guardiamo alle emissioni, poco più della metà delle emissioni è legata a produzione di energia e usi finali dell'energia, e poco meno delle emissioni globali è legata però ai prodotti e all'utilizzo del territorio in senso lato. E studi ben noti ci dicono che la metà di queste ultime emissioni, quindi un quarto di quelle globali, possono essere abbattute con interventi di economia circolare. E questo lo possiamo fare in molti settori, tra i quali l'industria, la mobilità, il residenziale, l'agroalimentare, i settori che Italy for Climate, sia Edo Ronchi che Andrea Barbabella hanno individuato come prioritari. Ora, sul tema della transizione circolare, anche su questo tema Enea è impegnata da anni. Lo sforzo che stiamo facendo insieme ad ISPRA è stato già ben menzionato poco fa da Alessandro Bratti, ma anche su questo tema stiamo andando anche qui verso la realizzazione di una grande piattaforma, di un hub tecnologico nazionale per l'economia circolare a supporto del sistema produttivo, ma anche dei cittadini, in maniera direi diffusa presso i centri Enea, quindi presso i vari territori in maniera diffusa. Un hub che spazierà dall'ecoprogettazione allo sviluppo tecnologico impiantistico, agendo però non soltanto da dimostratore, ma anche da piattaforma aperta alle imprese, Open Innovation, con l'obiettivo di processi e prodotti più puliti, decarbonizzati e circolari. Ecco, cambiamento climatico da una parte e transizione circolare, qui
quindi come due delle grandi sfide che abbiamo di fronte, ma anche, se volete, come due facce della stessa medaglia che non possono essere separate più di tanto. Un'ultima doverosa citazione sulla quale non ho il tempo di soffermarmi per ovvi motivi, è che però che se da un lato la mitigazione è centrale, come abbiamo tutti detto, beh, dall'altro fin da ieri avremmo dovuto intervenire parallelamente e pesantemente sull'adattamento al cambiamento climatico, verso il quale il nostro Paese è drammaticamente ma anche colpevolmente indietro, e gli effetti purtroppo li vediamo tutte le sere in televisione, oltre che quello che ci ha ricordato Andrea Barbabella nella sua relazione. Chiudo dicendo che certamente Next Generation EU, il Recovery Fund, è un'occasione unica, imperdibile, però fatemi dire, tutto da vedere se riusciremo a impiegarlo nella giusta direzione e con i giusti tempi. Tutti, fortunatamente, dico, parliamo di resilienza o tutti parlano di resilienza e sostenibilità, e però non vorrei che alla fine della fiera ci accorgessimo che questi temi sono stati declinati nel concetto di crescita vecchio stile, e l'occasione unica e imperdibile di fatto l'avremo persa. Però almeno su questo, contrariamente a quanto diceva Luca Mercalli sull'ottimismo, almeno su questo siamo ottimisti, e noi siamo certi che il Recovery Fund sarà quell'occasione unica e imperdibile che tutti aspettiamo. Grazie. Grazie Roberto Morabito, e siamo tutti sicuri e certi che Enea fa tutto il possibile perché questo si realizzi. E un altro attore fondamentale di questa trasformazione è il GSE. E abbiamo qui proprio il presidente Francesco Vetrò, così ci fa un po' anche da conclusione. Grazie Luca, sono molto grato alla Fondazione dello Sviluppo Sostenibile dell'invito e del coinvolgimento. Peraltro con la Fondazione dello Sviluppo Sostenibile il GSE ha stipulato un accordo di collaborazione proprio sui temi della sostenibilità e della transizione energetica, quindi sia per analizzare che per comunicare questi temi. Certo che fare delle conclusioni ad un evento così ricco di dati, così ricco di posizioni, così ricco di moderato ottimismo, devo dire, non è facile. Quello che più modestamente posso fare è dare un po' il punto di vista del GSE, ricordandone la missione. Come tutti sanno, il compito istituzionale del GSE è quello di promuovere la produzione da fonti rinnovabili e di promuovere l'efficienza energetica. Si tratta di una missione molto rilevante che risale nel tempo e che ci ha consentito negli anni di rivendicare, se vogliamo, un ruolo assolutamente centrale in quella che è adesso la sostenibilità che, come tutti sappiamo, si declina nella sostenibilità ambientale, economica, sociale. E diciamo che il GSE, per la sua visione, anche per i compiti, come li ha intesi assumere, è assolutamente trasversale. Certo che è stato detto un po' da tutti, nel senso che senz'altro la pandemia in corso è l'occasione per lavorare di più e meglio sulla sostenibilità. La stessa elevazione dell'asticella fatta dalla Commissione in termini di obiettivi dimostra come questi fondi che dovranno essere assegnati agli Stati, che saranno assegnati agli Stati, sono forse un'occasione imperdibile. Quello che noi registriamo nelle nostre attività, avendo a che fare con le pubbliche amministrazioni, con i cittadini, ma anche con le imprese, è che c'è un grande bisogno di risposte da parte delle istituzioni e anche da parte della politica, ovviamente. Chiaramente quello che noi possiamo dare è il contributo delle istituzioni. Noi siamo un'istituzione dello Stato e possiamo dire di voler e di essere pronti a lavorare insieme con le altre istituzioni. È anche vero che questo è il momento del qui ed ora, cioè non c'è più tempo. Quindi da parte nostra c'è già un'intensa attività di collaborazione con le istituzioni
e certamente non potrà mancare adesso. L'Italy Climate Report, che c'è stato stamattina brillantemente esposto, è senz'altro un'occasione di riflessione, è senz'altro un momento che attiva il dibattito, specie in questa fase. Quello che abbiamo rilevato, che, leggendo il rapporto, è che senz'altro tutte le linee direttrici che sono state esposte sono delle linee assolutamente condivisibili, quale che sia lo scenario che si assuma. Quello che dal lato del GSE io posso rilevare è che tutte queste linee direttrici intercettano gli ambiti in cui il GSE opera. Anzitutto voglio dire che il profilo relativo alla pianificazione, il GSE storicamente già in fase di definizione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima ha svolto il suo compito assistendo le amministrazioni dello Stato, i ministeri segnatamente. Poi il fronte della regolazione è costante, il contributo sia in termini di dati sia in termini di apporto propositivo che il GSE offre, e devo dire anche sul fronte della gestione, nel senso che non è assolutamente indifferente, anzi deve essere rimarcato come il GSE abbia supportato il sistema Italia determinando fino a 2,6 miliardi di investimenti e come con le sue attività abbia lavorato sulla sostenibilità fornendo circa 15 miliardi di incentivi. Ma devo dire che forse l'aspetto che appare assolutamente trasversale, che penso che sia determinante, che la Fondazione dello Sviluppo Sostenibile fa, è l'aspetto della formazione, dell'informazione, della cultura della sostenibilità. Il GSE fa un'intensa attività di formazione, svolge il suo ruolo a fianco delle pubbliche amministrazioni, supportando anche i suoi funzionari, e di recente è stato avviato, sono state avviate le attività di un importantissimo protocollo d'intesa che il GSE ha fatto con la CRUI e quindi con il mondo delle università. Non si può pensare che gli obiettivi della sostenibilità possano essere raggiunti senza che tutti quanti noi siamo assolutamente consapevoli di quelle che sono le potenzialità e qual è la cultura della sostenibilità stessa. Torno per un attimo a quelli che saranno i fondi comunitari. Senz'altro l'Italia deve essere in grado di gestirli al meglio, deve essere in grado di intercettarne il più possibile. E per questo penso che servano delle scelte importanti, delle scelte fondamentali, sia sul piano delle linee degli interventi, ma anche sul piano dei soggetti che saranno chiamati a gestire dal punto di vista delle istruttorie questi fondi. Ecco, il GSE penso che abbia tutte le competenze e tutte le qualità per potersi arrogare questo compito, anzi perché questo compito gli possa essere attribuito. Noi siamo consapevoli della grande responsabilità che già abbiamo e di quella che attendere potremmo avere, ma siamo anche certi e siamo convinti di averne le qualità e confidiamo che queste possano essere riconosciute dal decisore politico. Grazie molte, Luca, e grazie a tutti. Grazie, grazie Presidente Vetrò. Le farà piacere sapere che tra una settimana collego un nuovo impianto, altri 6 kW di fotovoltaico entreranno in rete. Bisogna però veramente... Evviva, ma diminuiamo la burocrazia, cioè da utente diretto devo dire che è uno degli ostacoli maggiori. Bene, io voglio ringraziare prima di tutto tutti i nostri relatori perché sono stati nei tempi che erano brevissimi, ma ci hanno permesso di capire che nel Paese abbiamo uno straordinario capitale di conoscenza, di saperi, anche di volontà, di visioni. Cerchiamo veramente di metterlo a fattor comune perché si esprima a livello governativo nelle scelte di cui più abbiamo bisogno.
perché spiacerebbe che tutto questo enorme capitale rimanga sottoutilizzato nel cassetto, altrimenti ci ritroveremo sempre tra qualche anno a dire le stesse cose, tutti noi le sappiamo, ma poi queste diventano purtroppo, non costituiscono il motore di questa transizione nel paese. Quindi uno stimolo anche a tutti a essere più militanti da questo punto di vista. Io vorrei ricordare anche che tutti i contributi li ritroveremo sui siti della Fondazione Sviluppo Sostenibile e di Italy for Climate, con l'importantissimo rapporto della roadmap climatica per l'Italia, dove ci sono i numeri fondamentali che ci devono fare da guida. Il 16 di ottobre avremo anche la seconda parte di questo simposio virtuale con le buone pratiche virtuose da parte delle imprese, e non mi resta altro quindi che salutarvi tutti, ringraziarvi per l'attenzione e augurarci tutti una transizione più rapida ed efficace possibile. Arrivederci e buon pomeriggio. La transizione verso la carbon neutrality è una necessità impellente che tutte le aziende sono chiamate ad affrontare con piani concreti fondati su linee guida comuni e standard internazionali riconosciuti e condivisi. Nel settore farmaceutico in particolare, che è estremamente regolamentato e dove gli aspetti di sicurezza del prodotto sono di vitale importanza, è necessario che questo cambiamento sia regolato da uno sforzo condiviso tra istituzioni, imprese e mondo scientifico, per garantire terapie efficaci e sostenibili per i pazienti. Chiesi pone l'emergenza climatica fra le proprie priorità. Da anni siamo impegnati su programmi di riduzione del consumo energetico e dell'utilizzo dei combustibili fossili per favorire il passaggio alle fonti rinnovabili. Nel 2019 ci siamo inoltre impegnati a raggiungere la completa carbon neutrality entro il 2035 attraverso un piano che fissa obiettivi ambiziosi e scientificamente rigorosi. Il progetto più rilevante riguarda l'investimento di 350 milioni di euro per lo sviluppo di inalatori carbon minimal per il trattamento delle patologie respiratorie. Per questo Chiesi Farmaceutici aderisce a Italy for Climate e vi dà appuntamento alla Conferenza Nazionale sul Clima 2020 che si terrà il prossimo 13 e 16 ottobre. In Italia il 100% dell'olio minerale usato viene raccolto e rigenerato, riportando la nuova vita. La filiera del Conau da 37 anni si occupa di garantire questo processo di economia circolare, che colloca l'Italia al primo posto in Europa. Trasformando l'olio usato in una nuova base lubrificanti, un rifiuto diventa risorsa, con importanti vantaggi economici ed ambientali. L'attività del CONOI in questi 37 anni ha contribuito infatti a ridurre le emissioni di gas serra e di altri inquinanti, nonché l'utilizzo di suolo e di risorse naturali. Durante la crisi pandemica abbiamo garantito il servizio in sicurezza a imprese e cittadini, ma con la stessa efficacia e puntualità di sempre. Ora ci accingiamo ad affrontare le sfide per il futuro. La prima, lavorando con le imprese per migliorare la qualità, evitando a monte le miscelazioni improprie con altre sostanze, per mantenere la rigenerabilità dell'usato al 100% e garantire la qualità del prodotto rigenerato stesso. La seconda, rafforzando il dialogo con le pubbliche amministrazioni, per valorizzare il ridotto impatto ambientale dell'olio rigenerato e favorirne l'utilizzo in un'ottica di green public procurement. Sono Marco Peruzzi, il presidente di Edu Energie Speciali. Edu Energie Speciali ha deciso di sostenere le iniziative di Italy for Climate perché crediamo che sia il momento di costruire un nuovo modello di business energetico basato sul rispetto delle persone e dell'ambiente e in grado di garantire alle generazioni future una vita in armonia con l'ambiente. Obiettivo non solo dell'Italia ma anche dell'Europa, come le recenti decisioni del Parlamento europeo dimostrano. Sono certo che anche le istituzioni italiane avranno lo stesso coraggio nel favorire un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso selezionate autorizzazioni e anche grazie alle iniziative di Italy for Climate. Edu Energie Speciali sta contribuendo con 10 cantieri aperti e 230 MW di nuovi impianti eolici realizzati, in gran parte integrali ricostruzioni, che contribuiranno ad aumentare le disponibilità di energia verde,
riducendo l'impatto sul territorio e continuando una storia di collaborazione con i paesi in cui operiamo. Crediamo che si possa cambiare il nostro mondo senza lasciare indietro nessuno, offrendo opportunità di studio e di lavoro. Basta un po' di coraggio. La lotta al cambiamento climatico e la transizione energetica rappresentano delle opportunità importantissime per il nostro paese per rilanciare l'economia. Transizione energetica però significa anche evoluzione sociale. Spostarsi da un'economia basata sugli idrocarburi a un'economia basata sull'energia elettrica verde è chiaramente implica dei comportamenti, dei mutamenti nei comportamenti individuali, negli atteggiamenti delle pubbliche amministrazioni che devono essere sicuramente diversi da quelli attuali. In particolare una cosa fondamentale è la semplificazione dei processi autorizzativi e della burocrazia per poter investire e rispettando i tempi che sono stretti per poter vincere la lotta al cambiamento climatico. Noi di Erga abbiamo fatto già un percorso importante trasformandoci da impresa petrolifera a una società totalmente rinnovabile, con i riconoscimenti importanti a livello internazionale. L'ultimo di Vigeo che ci ha dato il punteggio più elevato con riferimento alla reportistica relativa agli impatti del climate change. Nel breve contiamo di continuare con i nostri investimenti nel repowering, la sostituzione delle torri eoliche esistenti con quelle di nuova generazione, stesso territorio, quadruplica la produzione, si riduce della metà il numero delle pale eoliche e delle torri eoliche con investimenti che per il paese possono arrivare a 8 miliardi di euro. Ci vediamo quindi fra il 13 e il 16 ottobre alla Conferenza Nazionale sul Clima. Nella transizione verso la carbon neutrality del nostro business vediamo l'opportunità di fare sistema dandoci obiettivi condivisi. L'emergenza climatica deve essere affrontata da tutte le organizzazioni in modo diffuso. Stiamo ingaggiando diversi nostri portatori di interesse, dai fornitori ai distributori, ai professionisti del settore e ai territori nei quali operiamo per generare in tutti consapevolezza del proprio impatto ambientale, della propria impronta carbonica per ridurla sempre di più. Ci auguriamo in questo modo di contribuire ad influenzare tutto il settore cosmetico. Il rischio è che il cambiamento esponenziale non ci dia tempo per invertire la rotta in modo consistente. Per noi è a livello aziendale è fondamentale questo percorso. Nel 2006 abbiamo iniziato a rendere il packaging della nostra linea Davines Essential Carbon Neutral compensandone le emissioni. Abbiamo quindi iniziato a mappare le nostre emissioni di CO2 riducendo quelle dirette e più recentemente abbiamo intrapreso il calcolo di quelle indirette. La nostra sede produttiva e i nostri uffici sono carbon neutral. Abbiamo aderito alla call to action globale delle B Corp Net Zero Emission al 2030. E anno per anno stiamo definendo obiettivi di riduzione così da decarbonizzare sempre di più le attività del nostro gruppo e arrivare entro il 2030 ad aver ridotto al massimo le emissioni, compensando solo quelle residuali. Ci vediamo il 13 e il 16 per la Conferenza Nazionale sul Clima. Entro i prossimi 50 anni l'economia globale deve diventare carbon negative. L'incapacità di farlo avrà conseguenze catastrofiche inimmaginabili per qualsiasi forma di vita sulla Terra, compresi gli esseri umani. Non si tratta solo dell'impatto sul business, ma della sopravvivenza stessa dell'essere umano. Nel settore del caffè, come nella maggior parte dei prodotti agricoli, il cambio climatico sta già facendo sentire i suoi effetti negativi. Il caffè si è data l'obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2033, in occasione del centenario dalla sua fondazione, attraverso un piano strategico che parte dalla formazione dei coltivatori di caffè per produrre un caffè sostenibile e termina con lo sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale. Per questo il caffè aderisce a Italy for Climate e vi dà appuntamento alla Conferenza Nazionale sul Clima 2020 che si terrà il prossimo 13 e 16 ottobre. A presto. Buongiorno a tutti, sono Alessio Miranda, Country Manager di ING in Italia. Parteciperò alla Conferenza Nazionale per il Clima perché in ING crediamo che le banche e la finanza abbiano un ruolo essenziale nel contrastare il cambiamento climatico. È una sfida che dobbiamo però cogliere tutti insieme, aziende, governi, istituzioni e cittadini. In ING stiamo facendo la nostra parte,
a livello globale. Nel 2018, alla COP24 di Katowice, ING è stata pioniera insieme ad altre 4 banche, impegnandosi ad indirizzare i propri investimenti in linea con gli accordi di Parigi. Abbiamo l'obiettivo di azzerare i finanziamenti alle aziende che estraggono il carbone entro il 2025 e con il progetto Terra orienteremo sempre di più il nostro portafoglio prestiti verso gli obiettivi di riduzione del riscaldamento globale. Ed in Italia, 13 anni fa, siamo stati tra i primi ad impegnarci nel finanziamento alle energie rinnovabili ed oggi un cliente corporate su 2 è sostenibile. Vi aspetto per discutere insieme di questi temi alla Conferenza Nazionale sul Clima del prossimo 13 e 16 ottobre. Arrivederci a tutti.